Signore e signori, benvenuti, buonasera, bentrovati. Buon venerdì sera in compagnia di Bolaffi, in compagnia mia, in compagnia di queste meravigliose proposte che anche questa sera spero allieteranno le prossime tre ore, le nostre prossime tre ore in diretta insieme a voi. Eh, proprio dedicate a quella selezione che abbiamo eh, voluto e saputo, mi prendo questo merito fare anche questa sera per mettere voi in condizione di scelta privilegiata di monete che per importanza storica, per importanza collezionistica numismatica rappresentano sicuramente degli ottimi spunti di acquisizione proprio e nell'ambito storico e nell'ambito collezionistico e anche perché no nell'ambito di differenziazione del proprio patrimonio perché sempre più si parla di crisi internazionali, di scenari confusi, ecco la concretezza di una moneta è un qualcosa che nessuno ci può togliere. Ma avremo modo di parlarne nelle prossime tre ore. Tre ore in diretta, con due numeri a vostra disposizione, li vedete in sovraimpressione, sono il numero della, del fisso della diretta. Il centralino Cristina pronta a rispondere. E poi abbiamo anche un numero di telefonia mobile con il quale potete comunicare con noi via Whatsapp o via sms. O in casi estremi anche utilizzandolo per telefonare. Dico questo perché sarà una serata, secondo me, molto. Ehm, diciamo, attiva da parte vostra perché abbiamo delle proposte davvero imperdibili credo, eh, che consentiranno a tutti di godere dell'opportunità dell di scelta di belle e importanti monete anche con. Uh, prezzi davvero molto molto bassi, molto miti come ormai abbiamo utilizzato. Questo, usiamo questo termine ormai da tempo. Bene, allora, allora che dire la, uh, il centralino, ancora questa informazione come sempre la voglio dare. Il centralino è uno strumento a vostra disposizione che vi permette di fare due cose: una serie di cose: una chiamata di saluto, una chiamata di critica, se deve essere di critica, una uh, telefonata di. Conferma, la conferma è la possibilità di dire quella moneta, quell'offerta, quell'otto, vorrei metterlo da parte. E cosa intendo per metterlo da parte? Vorrei poterlo vedere dal vivo, comodamente a casa mia o in uno dei negozi Bolaffi che ricordo sono quattro e sono a Torino, a Milano, a Roma e a Verona oppure a casa vostra perché abbiamo una rete di consulenti di, su tutto il territorio nazionale. Ecco, questo è importante perché? perché non si compra nulla, quindi con una telefonata ci si riserva la possibilità esclusiva di dire la guardo io per primo. Quando avrete la moneta davanti a voi, le monete che sceglierete davanti a voi, solo in quel momento se... Tutti gli elementi che poi portano a una decisione vanno a incastrarsi: quindi la moneta vi piace, vi convince, la qualità, il prezzo è giusto, le condizioni di pagamento che avete stabilito col funzionario vi convincono e vanno bene, da solo in quel momento lì la comprerete e diversamente sarà stata un'occasione in più per conoscerci e per condividere la nostra reciproca passione. Allora, allora questa è una serata ricca di sorprese. E quindi anche qui vorrei mettere sul, sull'attenti tutto il pubblico che lo so, il venerdì ci segue. Con grande attenzione, allora direi basta bando alle ciance. Ecco, la tele, il telefono, usatelo anche in maniera mh, interattiva per guidarmi nella trasmissione. Mi spiego. Eh, vedremo monete del Vaticano, monete romane, monete greche, monete russe, parleremo anche di Franco Bolli questa sera. Quindi laddove c'è un capitolo che vi interessa maggiormente, semplicemente perché vi interessa di più, o perché no? Perché magari non avete voglia di seguire tutte le prossime tre ore. Con Cristina qui al mio fianco potete tranquillamente fare due parole e dire guarda, di Lorenzo di presentare quelle monete, io dedicherò con attenzione il mio tempo alle vostre richieste. Bravo Alberto, facciamo una bella passeggiata nel set, anche se io non mi muovo perché è un set concentrato sui nostri tavoli, ma vorrei mostrarvi la disponibilità di questa sera di importanti monete d'oro e le prime le vediamo, eh, sono questi tre cofanetti che eh, pe permettono e qui, sono certo ad esempio dell'attenzione sempre più eh, importante su queste monete da parte di tutto il mondo del collezionismo, parliamo delle monete d'oro, le vediamo in secondo piano, nei cofanetti originali di Papa Francesco, le coniazioni, pensate questa sera, eh, qui chi ci segue nei, un po' un impegno mio del venerdì. Abbiamo visto le collezioni dei 20 euro e le avete confermate. Abbiamo visto i 50 euro. Beh, questa sera, serata veramente di grande scelta, perché abbiamo addirittura i 100 euro, cioè le monete del, della Città del Vaticano coniate. Dal, nel 2013 il cofanetto a sinistra, nel 2014 quello centrale e nel 2015 il rosso a destra, con i tre esemplari dei 100 euro di Raffaello, San Marco e San Matteo, quindi eh, questa, questi 100 euro dedicati agli evangelisti, tutti ovviamente fior di conio in confezione originale, con quotazioni ancora di grandissimo livello, monete molto rare, ne parleremo. Di fronte abbiamo due piccole monete d'oro, stiamo scappando Alberto ma stai ancora un secondo per dire che abbiamo anche due monete d'oro, anche qui grande attenzione e interesse nelle settimane scorse alle, moneta alle monetazioni di più undicesimo e di più dodicesimo, oggi siamo riusciti ad avere due monete veramente molto importanti perché abbiamo un 100 lire più dodicesimo e poi attenzione, reggersi veramente forte perché abbiamo il rarissimo 100 lire stemma. Unica moneta d'oro di Giovanni XXIII. Eh? Dove c'è curiosità, siate già pronti? Possiamo eh, partire già da subito con quello che vi piace. Andiamo avanti. Perché rimanendo nell'ambito dell'oro, rimanendo nell'ambito delle monete fior di conio, parleremo questa sera tanto di monete della nostra, le nostre monete amatissime monete in lire, parleremo quindi di coniazioni della Repubblica in Lire. E oltre ad ammirare, lo faremo tra qualche minuto, le monete in argento, le monete eh, più eh, direi ehm, legate a un uso quotidiano, alle commemorazioni in argento, abbiamo disponibilità questa sera di due importanti esemplari in oro. La coppia addirittura del 1999, quindi. Una coppia di monete coniate nel 1999, autentiche fior di conio, con i certificati, i cofanetti originali, ormai così introvabili, dedicate al Duomo di Modena e alla Basilica di San Francesco d'Assisi. Questa è una meraviglia che a cui potremmo ambire, che è la collezione completa. Intanto vediamo le due monete, proprio da 50 e 100.000 euro. Eh, 100.000 euro, magari. 100.000 lire. Eh. Si fa sempre un po' fatica a mischiare euro con lire. Allora, poi proseguiamo e proseguiamo di gran carriera. Qui eh, faccio veramente una piccola provocazione ai tanti collezionisti che eh, sempre di più si stanno incuriosendo alle monete antiche, alle monete romane e greche. Questa sera, di grande, grande, grande livello, due aurei romani pazzeschi. Allora, qui saliamo immediatamente. Nella, nella scaletta del, dell'Olimpo delle grandi monete abbiamo questa sera disponibili Pensate, un aureo di Giulio Cesare e un aureo di Adriano. Ecco, qui eh, avremo modo di parlarne con calma, con tutta l'attenzione la, che meritano. Parliamo di Giulio Cesare, prima moneta d'oro di quello che fu il passaggio tra la Repubblica e l'Impero e poi un grandioso aureo di Adriano. Andiamo avanti perché ne parleremo eh, sicuramente sicuramente con calma. Bellissima selezione anche di monete d'argento romane con una piccola ma importante eh, collezione, perché queste monete sono quattro monete d'argento e tutte e quattro le monete Ve lo dico ha un prezzo di lancio, di, di, ma neanche di lancio: un prezzo eh, di, per, di invito a, una, a collezionare le monete antiche, perché quattro monete d'argento fanno parte della famosa e importante dinastia dei Severi: sono, pensate, un qualcosa di rarissimo, cioè una famiglia dal completo. E quindi abbiamo Settimio Severo, Giulia Domna, la sua. Consorte e i due figli Caracall e Gete. quindi tre imperatori, un Augusta, pensate tutte e quattro. Eh, in occasione di questa bellissima, eh, di questa bellissima serata del venerdì a 1150 euro. Qui vi ho voluto dare subito il prezzo perché. Eh, ne parleremo molto di questa collezione, ho, ho disponibilità soltanto di accontentare due telespettatori e lo faccio volentieri, ma 1150 euro tutti e quattro i denari d'argento. Ma ne parleremo e ci torneremo sopra. Allora adesso mando una piccola <ride> provocazione, lo so già se all'ascolto qualcuno starà sorridendo, perché la settimana scorsa, venerdì scorso, ricorderete, presentai un bellissimo, um, un bellissimo scudo, un bellissimo, quindi una bellissima moneta da 5 lire, dedicata a Vittorio Emanuele I, primo re di Sardegna dopo la, il congresso di Vienna, dopo l'esilio di Napoleone, dopo insomma, la parte dei Napoleoni. E gli scudi d'argento sono monete di grande modulo, di grande importanza, di grande bellezza, ma che circolavano molto e quindi è sempre difficile, sempre più difficile presentare degli scudi. Infatti, eh, magari vi capita di vedere tre monete d'oro in una nostra trasmissione, ma difficilmente due scudi. E anche questa sera ho fatto i miracoli. Poi io in realtà nel, nell'avere la possibilità di presentarvelo, perché vi ho portato uno scudo. Me lo fai vedere così con tutta la sua bellezza. Lo scudo d'argento di Carlo Felice. Lo scudo d'argento di Carlo Felice. Guardate, io qui, ehm, vi ho detto, faccio una carrellata, vi ho detto, comincio facendovi vedere un po' tutto. Ma io so quanti siano tanti, tanti, tanti i collezionisti di monete del Regno d'Italia, del Regno di Sardegna e in particolar modo siano, quanti siano i collezionisti di scudi, perché gli scudi hanno un fascino particolarissimo. Il, lo, lo scudo di Carlo Felice, questo scudo di Carlo Felice che ha da parte sua una, uno stato di conservazione pazzesco, pensate è uno, uno stato di conservazione del 45% di qualità. Cosa vuol dire 45%? Perché lo devo dire a vantaggio di tutti coloro i quali magari ci seguono anche per la prima volta. Il, la qualità e lo stato di conservazione delle monete. Noi i Bolaffi abbiamo fatto una scelta cento e passa anni fa. E abbiamo deciso che gli oggetti che presentiamo vengano classificati non con degli aggettivi ma con dei numeri molto più chiari. Quindi questa moneta quando fu coniata era al 100% di qualità, i nostri periti la giudicano quindi, come tutte le monete al conio sono il 100%, nel momento in cui vengono ehm, praticamente eh, messe in commercio hanno un, e periziate subiscono una quotazione. In percentuale, ecco quindi che quel numero è fondamentale per il prezzo perché il prezzo viene fissato al 100% e ne consegue una bellissima operazione matematica che riporta il prezzo in funzione dello stato di conservazione. Questo esemplare è al 45%. Un esemplare al 45% di uno scudo di Carlo Felice del 1830 vuol dire trovarsi di fronte a uno scudo di Carlo Felice veramente straordinariamente conservato. Scusatemi. I due aggettivi, ma eh, sono davvero di fronte a una moneta che io per primo non vedevo così bella da tantissimo tempo. Pensate che il nostro catalogo così entriamo un po' nel merito della trasmissione. Eh, il nostro catalogo ogni moneta ha un catalogo di riferimento e i cataloghi quindi aiutano il collezionista a seguire il percorso di collezione ed avere poi quotazioni precise. Quel famoso discorso che, ci, che facevo. Bene, bene. bene, um, Eccolo qua che, facevo la, um, che vi facevo qualche istante fa. Questo è lo scudo di Carlo Felice. Ecco, nel nostro um, catalogo vedete che c'è un'indicazione. Oltre a tutti i dati tecnici, le tirature e quant'altro. La QM, la qualità media, cioè lo stato di conservazione in cui normalmente la moneta si trova sul mercato. E Bolaff, in questo caso, riferendosi allo scudo di Carlo Felice, parla di un 30%. Allora, quando io. Disponibilità ed eccolo qua il certificato, così cominciamo anche a entrare un po' nel merito di, 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 dei documenti che accompagnano le monete. Un certificato che mi dice che la moneta è al 45% di qualità. Ecco che di fronte a questa richiesta di 1610 euro per il lotto numero 7, l'appello che mando veramente a, a, come si dice, a polmoni spalancati e lo mando davvero ai grandi collezionisti. Che stanno dedicando le proprie collezioni in particolar modo agli scudi, ma che invece sempre molto attenti alle monete per la loro qualità, per le loro patine, per il loro colore. Mi viene in mente, non so se all'ascolto se lo è, comunque un caro saluto, signor Luigi: che seppe scegliere qualche settimana fa proprio lo scudo di Vittorio Emanuele I e che poi ha avuto la fortuna è il merito di non solo di confermarlo, poi di vederlo dal vivo e poi di acquisirlo. Ecco il colore. Che cos'è il colore in una moneta? È la patina. La patina è quella... Quel colore che la, la moneta assume naturalmente, questa è moneta d'argento, e quindi i suoi secoli, perché è del 1830 quindi ne ha, vi, ne ha sulle spalle qualche anno, la trasformano. E quel colore lì che assume in questo caso questo colore scuro è la sua patina originale, pazzesca. A 1610, uno scudo di Carlo Felice che davvero mi piacerebbe eh, arrivasse a. Com completare le collezioni di chi sta portando avanti già gli scudi e chi appunto in maniera magari anche spot ma ha saputo scegliere le grandi monete d'argento di Sardegna e del Regno d'Italia. Allora adesso c'è una sorpresa, una doppia sorpresa perché due monete d'oro, una quasi inedita per gli schermi e eh, sicuramente per la nostra trasmissione del venerdì che sempre più sta diventando una grande trasmissione ma non perché la conduca io ci mancherebbe ma perché voi la state seguendo con attenzione e con passione vi ho portato quindi eh, due proposte una in anteprima Due in anteprima, adesso capite perché, me le inquadri per favore Alberto? Perché? Perché vi ho portato una moneta d'oro alla sinistra del teleschermo, una moneta d'oro, pensate che ci porta alla Repubblica Napoletana che ci porta al Regno di Napoli che ci porta a un personaggio fantastico, abbiamo parlato tanto nelle scorse settimane di Gioacchino Napoleone Murat che tra l'altro inter sì, interverrà eh, sostituirà quello che è il, il re che stiamo vedendo inquadrato, che anche adesso ancora meglio andremo a inquadrare proprio grazie alla nostra telecamera eh, di precisione, perché stiamo parlando di Ferdinando IV di Borbone, Ferdinando IV di Borbone, terzogenito di Carlo Borbone di Borbone e di Maria Amalia di Sassonia. Sale al trono nel 1759, pensate all'età di otto anni: un grande e importante re del nostro amatissimo sud Italia, da cui io arrivo fresco fresco perché sono <ride> giunto non più tardi di 50 minuti fa dal nostro amato meridione. che Prendo l'occasione per salutare, uno speciale saluto a Taranto. Eccolo qua, io vi regalo l'immagine, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia, signori. Questo è un sei ducati di Ferdinando IV di Borbone, grande moneta d'oro di dimensioni e peso importante, pensate, 27 mm, quasi 3 cm. 8 grammi di peso circa, uno stato di conservazione superiore, un ritratto di Ferdinando intonso, meravigliosamente acconciato come duopo per l'epoca, una moneta che ci riporta i fasti di quelle che furono le grandi monarchie del Settecento e dell'Ottocento. Pensate che lui discendeva direttamente da Re Luigi XIV, il famoso tanto per dire, re sole, eh? meravigliosa moneta, il diritto lo stiamo ammirando, lo stato di conservazione, ripeto, superiore, la richiesta 1750 euro, moneta che non può mancare in nessuna collezione, non deve mancare in nessuna collezione, perché le collezioni che state portando avanti, se siete già diciamo un pochettino più strutturati nelle vostre raccolte o se semplicemente vi piace cogliere l'opportunità delle belle e importanti monete a 1750 il lotto numero 5 sul rovescio vediamo lo stemma dei Borboni ma lo stemma dei Borboni di Ferdinando IV con tutte le casate dei Borboni, Farnese è meravigliosa questa moneta quello scudo è un'opera d'arte 1774 l'anno di coniazione la richiesta 1750 euro una moneta che io consiglio davvero tantissimo perché diventa una bellissima di nuovo eh, testimonianza di un'epoca fantastica di un'epoca in cui poi si innesca come voi ben sapete i fasti di Napoleone, e poi ci sarà Murat, e poi ci sarà il, il regno, di, diciamo, il, le, le, le guerre d'indipendenza, e poi ci sarà l'Unitalia che si unisce. Vedete quanto meravigliosa storia attraverso le monete. Se i ducati di Ferdinando IV lo trovo. Eh, guardate, io quando ho avuto disponibilità di questa moneta ho detto la voglio portare venerdì sera proprio perché è una moneta che non c'è mai che accoglie e raccoglie l'interesse davvero di tanti collezionisti indipendentemente. Poi è chiaro che è sempre bello pensare no, che ci sia un'attenenza una geografica, questo è il re delle due Sicilie, quindi è chiaro che c'è una porzione di territorio enorme della nostra amata Italia che abbraccia una storia legata a questo Ferdinando di Borbone. Basta andare a Napoli, basta andare eh, in campagna in Sicilia e trovare testimonianze legate. Ma è una moneta in realtà che... È una casella molto bella per tutti i collezionisti che sono all'ascolto per tutti gli appassionati di storia e che cercano le grandi monete d'oro. Adesso e poi parleremo anche di tante altre cose stasera. Ma qui facciamo questa è una specie di prova d'ascolto, perché questo è di nuovo un bel, regalo, è un bel regalo. È un bel regalo che sono felice di poter fare perché? Perché di Marenghi, voi lo sapete, eh, abbiamo parlato tanto, mi faceva piacere qualche istante fa telefonate ad esempio di un telespettatore dice oh, "Ho visto la trasmissione dei Marenghi settimana scorsa, avremo modo lunedì di sentirci e di accontentarla se per quanto possibile". Ecco, di Marenghi abbiamo parlato tanto, abbiamo, e avete avuto l'opportunità la possibilità di scelta in questi queste ultime settimane. C'è una moneta che però c'è una moneta che però e gli attenti Siano attenti soprattutto col telefono in mano è, è davvero difficile presentarvi. Ce l'ho, è molto bella, valutatela, andiamo a vederla. Dammi pure un primo piano della moneta, grande. grande. Eccolo qua signori, ne abbiamo parlato tanto, l'abbiamo cercato tanto. L'abbiamo citato qualche istante fa parlando dello scudo che fu confermato qualche settimana fa, quindi della moneta d'argento, ma quello che questa sera si sta manifestando, finalmente mi viene da dire, è un bellissimo marengo, quindi il marengo di Vittorio Emanuele I. Primo re di Sardegna proprio dopo il congresso di Vienna del 1815, tra l'altro, questo è un esemplare meraviglioso del 1817, quindi due anni dopo il congresso di Vienna, e praticamente immediatamente successivo, immediatamente successivo alla salita al trono di Vittorio, grazie Cristina, di Vittorio Emanuele I. Perché ricordiamo che il primo eh, anno di coniazione di queste monete fu il 1816. Uh, rarità nella rarità che non pagate un centesimo in più, siamo a, di a proporvi un 1817. Vittorio Emanuele I, per grazia di Dio, del re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme, la leggenda latina che ne va a uh, incorniciare il volto. 1817. Vedete questo re? Eh, L'immagine di prima del nostro registro non è casuale perché ci ha raccontato di due volte ancora con acconciature. Che nel caso di Ferdinando IV erano di attualità, siamo a metà del Settecento. Con Vittorio Emanuele I erano un po' coraggiose perché erano un po' passati quei tempi. Infatti, lui fu l'ultimo re ancora con questi retaggi pre-rivoluzionari, con il codino. Ebbe vita breve come re, sappiamo che nel 21, quindi pochi anni dopo, abdicò a favore proprio di Carlo Felice, di cui abbiamo ammirato il, lo scudo. Bene, allora, collezionisti di Marenghi, con già. Collezioni e cominciate con già primi volumi acquisiti, primi scrigni, con caselle già riempite. Stasera fate davvero la grande acquisizione. Il 20 lire nella qualità 40%, quindi la qualità giusta, con il rovescio, guardate molto bello, con lo scudo inquartato Savoia, con tutte quante le casate, con l'Aquila centrale, quest'Aquila... Memorizzatela perché la rivedremo, ma non su una moneta del Regno di Sardegna, ma bensì, su una moneta russa, addirittura, eccolo qua: 2970 euro la richiesta, lotto numero 6, la proposta numero 6, 40% di qualità 2970. Guarda. Eh, mando una provocazione, non lo conosco e non voglio asserbare eh, immediatamente, ma l'amico che qualche istante fa ha chiamato dicendo, ho visto settimana scorsa una proposta sui Marenghi, lo scrigno il volume, eh, c'è possibilità di, allora io dico a lui per primo, perché mi piacerebbe davvero che fosse eh, cominciare, questa è la numero uno delle monete dei, dei Marenghi Savoia 2,970 al 40% di qualità è la scelta che quando c'è si fa e si fa perché è veramente l'ottima scelta e davvero diventa molto molto interessante è una casella Difficile da trovare, è chiaro e l'avete visto. Chi ci segue l'ha visto. Abbiamo visto il Collo Lungo di Vittorio II, abbiamo visto eh, il Carlo Felice, abbiamo visto il Carlo Alberto. Monete che evidentemente hanno anche una, un valore economico più basso, 700, 750, eh, i 500. Ecco, questa è una moneta che sicuramente che entra già nelle monete più rare di questa, di questa collezione. Eh, chi vuol fare la collezione di Marenghi non la perda. Chi vuole chi la sta già facendo non la perda. E di nuovo chi invece dice, ma io guarda che ne voglio fare la collezione di Marenghi, ne voglio fare una collezione strutturata, quello che state vedendo è la possibilità questa sera di avere tanti spunti per cui dire una moneta del regno di Napoli, una moneta del regno di Sardegna, poi magari prendo una moneta antica e mi faccio il mio percorso storico. Mi faccio 2500 anni attraverso 4 monete, 5 monete. Questo è il bello della numismatica, è l'istinto, il cuore, è la pancia, come si dice, no? Per cui ognuno se la fa sul proprio gusto. Noi cerchiamo di dare delle strutture, dei percorsi, ma siete sempre voi a decidere. Ma stasera, tra l'altro, non dovete prendere decisioni importanti. Oddio, se confermo questa moneta, poi mi trovo nella condizione, eh, ma 2.970 tutti insieme. No, stasera la metti da parte. Poi, se deciderai di comprarla, quando l'avrai vista a casa tua o nel nostro negozio potrai dire posso pagare la rate, posso frammentare questa cifra in tante piccole rate, si può fare, Sono quei, è quel discorso che chiaramente andiamo ad affrontare poi Devisus perché ritagliato sulle tue possibilità. Eh? Allora, guarda, guarda cosa c'è qua, qui c'è il meraviglioso volume, eccolo qua, il ricco e importante strumento che accompagna e sta accompagnando con successo. Se vi dico quanti mercanti europei ci stanno chiedendo la possibilità di replicare, perché le collezioni dei marenghi, ricordiamo che sono collezioni che si fanno in tutta Europa e quindi i francesi fanno la collezione dei marenghi francesi, i belgi, i greci, gli spagnoli, i tedeschi, quindi ci hanno chiesto di avere la possibilità di replicare quello che è un brevetto bolafi, quello che è un'idea volata, eccolo qua, il volume del Marengo, la storia del Marengo che ripercorre questi eh, anni, questo 800, questo Novecento e che ci ricorda come dalla nascita della battaglia di Marengo, dal Napoleone, dai suoi fasti, le monete, questa moneta d'oro da 6 grammi e 45 21 mm ha sempre rappresentato l'elemento proprio centrale. Lo sto sfogliando perché voglio arrivare qui, vedete. Vittorio Emanuele I, le 20 lire del Regno di Sardegna. Ed eccolo qua. Il primo, eh, il primo e importante ritratto, quello di Vittorio Emanuele I, che proprio salendo al trono diventa re di Sardegna, ed eccolo qua il Marengo che viene raccontato. Allora, in via eccezionale stasera, noi eh, questo volume abbiamo avuto modo di presentarlo, di accompagnarlo ad alcune proposte. Eh, questa sera, solo legato a questa moneta, a questo Marengo. Chi non avesse ancora questo splendido volume, ecco Cristina, lo dico anche magari al nostro amico, eh, a chi già, si sta già eh, informando: se va in scelta questa moneta, daremo come eh, veramente benvenuto in questa collezione questo importante volume. Ma tutto quello che è poi contenuto in questa cartellina, in, questo, in questa scatola, quindi il volume, la cartellina che consentirà poi la conservazione dei certificati di garanzia, importante. E poi lo poso un attimo perché qui vedete che è ricco: abbiamo un bellissimo panno che oltre a proteggere il contenuto che adesso vi mostrerò sarà poi quello che voi utilizzerete a casa mettendolo sul vostro tavolo sul vo del vostro studio dove potrete appoggiare le monete con questo bel velluto protettivo le monete le andremo poi a conservare ed eccolo qui il cuore di questa iniziativa quello che tutti ci invidiano lo scrigno con il plexiglass magnetico vedete che sigilla il contenuto dove a Misura, proprio scavato nel legno, questo è il legno naturale non verniciato accogli ad accogliere con la sua capsula protettiva i vostri marenghi. Che pian piano, se avete piacere, potrete andare a inserire costruendovi la vostra personale collezione. Lorenzo, ma quanti ne devo comprare? È, Quant'è la collezione? Beh, la collezione la decidete voi, questa è la collezione completa, questa è un'immagine di repertorio. ma quanti inserirne lo decidete voi? Mi piacciono quelli di Sardegna, allora andrò a scegliere i 5, 4 Marenghi di Sardegna e poi magari metterò quello di Napoleone. Mi piace avere il Risorgimento, mi piace avere tutta la collezione. Sarà un percorso che deciderete voi. Ma intanto a 2,970 il Marengo di Vittorio Emanuele I non lo perdano assolutamente. Allora, eh, qui c'è il nostro bellissimo volume, lo poggio qua perché voglio proseguire, come sempre io comincio eh, dicendo che faccio una cosa e poi passo a farne un'altra, ma è nel mio stile e quindi eh, avevo detto faccio una carrellata, poi in realtà abbiamo cominciato a parlare di monete, ma ci sono le vostre richieste. Mi raccomando lo scudo di Carlo Felice e il marengo di Toramano I, nonché quel bellissimo Sei ducati di Ferdinando. Allora allora, andiamo avanti, abbiamo una bellissima moneta greca, parleremo anche di Grecia antica, monete sempre più difficili da reperire, parliamo di monete di 2500 anni fa, ecco questa è la classica moneta che mi piacerebbe vi poneste in maniera proprio di sfida verso, nei confronti di voi stessi, mi spiego meglio, uh, andiamo a vederla. Questa è una moneta, gentili amici, del 323 a.C. 323 avanti Cristo vuol dire 2400 anni fa circa. Questa è una moneta coniata durante il regno di Alessandro Magno. Alessandro Magno, uno dei più grandi uomini del passato. Se, se dobbiamo citare quattro nomi degli uomini più importanti del passato. Sicuramente tra quei quattro ci viene in mente Giulio Cesare e ci viene in mente Alessandro Magno. Questa moneta riporta sul diritto l'immagine di un dio, di Ercole, con la testa rivestita dalle fauci del leone. Quella testa giovanile gli storici e gli esperti numismatici la fanno riferire al volto di Alessandro Magno. Ecco allora, io vado avanti e poi vi dico perché dovreste fare una sfida con voi stessi. Sul diritto di questa moneta, quindi, l'immagine di un dio, di un semidio, anzi, Ercole, eccola qua, quella che c'è su un bellissimo mosaico che ci riporta il volto più fedele di, di Alessandro Magno, sul rovescio di questa moneta battuta a mano nella zecca di Anfipoli nell'antico regno di Macedonia. Ripeto, nel 323 a.C., con Alessandro Magno, praticamente negli ultimi anni, lui morì nel 323, quindi moneta particolarmente interessante, sul rovescio questa moneta riporta l'immagine del padre di tutti gli dei, Zeus, seduto, appoggiato a uno schienale con un'aquila sulla mano, lo scettro e il nome di Alessandro in caratteri greci paralleli. Allora, sapete qual è la sfida che secondo me dovreste fare voi stessi? Dire, ma io una moneta così, visto che nella mia vita ho comprato tante belle cose, mi sono divertito a scegliere quadri, a scegliere tappeti, a scegliere ehm, opere d'arte in genere, statue, suppellettili, voglio vedere che effetto mi fa avere in mano una moneta autentica garantita, autentica, questo lo ripeto perché non è banale, di 2500 anni fa circa e vedere che effetto mi fa e vedere se mi fa battere il cuore. Questa è la, è la, la proposta che io vi faccio. La richiesta 2035 euro è un dettaglio, non è questo il momento per dire spendo o non spendo 2000 euro, ma prenditi il gusto e rischiamo tutto noi. Eh? Sono un po' brutale, scusate. Rischiamo cosa vuol dire? Che veniamo noi a casa tua, te la portiamo, ma quello che io voglio fare è, che, è mettere sul palmo della tua mano quella moneta e vedere veramente, e, e interrogarti e dire che emozione ti dà. È un test, magari nessuna, e finisce lì. Ma se sono sicuro quella, quelle, quella forza, quella bellezza, quell'importanza che è il il senso di, di conservazione dell'antico che non può che non essere dentro di ognuno di noi e allora ecco che forse a fianco alla tua bella uh, galleria di oggetti che in casa ti rendono orgoglioso e felice magari valuti anche di scegliere una moneta di questo tipo Signor Luigi, questa moneta eh, io la saluto veramente con piacere eh, qui ecco veramente la, la scusa eh, ma io devo fare il birichino il venerdì sera io sono configurazione birichino dov'è lo scudo? aspettate devo usare ah, eccolo qua allora dedica speciale con mi prendo tutta la responsabilità io eh, attenzione questo scudo di Carlo Felice i capelli intonsi, la leggenda intonsa, il profilo perfetto, la perlinatura perfetta, lo scudo incredibile, le leggende, la, la piccola losanga e l'aquila, zecche di Torino, la, i rami di quercia pazzeschi e poi. E poi questo, quello che mi fa più impazzire di queste monete. Il contorno liscio ancora, con il ferto incuso, la rosetta e il nodo Savoia. Allora, signor Luigi, mi permetto, mi permetto, visto il rapporto che c'è, questa moneta. Beh, mettiamola via. Mettiamola via con l'idea di. Di, perché si può fare di dire ma io prima dell'estate non ho modo neanche neanche di immaginare di comprarla ma non perdiamo una, una luminescenza una patina è veramente io questa moneta l'avessi avuta a fianco di quello scudo di Vittorio Emanuele I non le avrei separate ma purtroppo non avevo quella possibilità perché sono veramente gemelle per conservazione, per vita. E sono patine, quelle patine che dal vivo poi. Qui abbiamo gli schermi che riflettono, ma dal vivo sono meravigliose. 1610 euro. Ma è veramente, facendo questa dedica a una persona in particolare, mi permetto. Eh, ci mancherebbe quando c'è conoscenza del collezionista è giusto. Non è la, dif la difficoltà, non sono i 1610 euro, è l'idea di. Ecco, questa idea questa sera e non è mica perché dice, ma devo dare sempre ragione a Lorenzo. Ma un po' ci conosciamo quando se mi permetto, eh, non, potrei insistere su una moneta a 16 euro. Ecco, vabbè, se riesco a convincere il cliente ho fatto bene il mio mestiere. Ma non è, sapete, credetemi, questo vale per tutti. Non è mica una questione di, di cifre, perché poi uno questi 1610 euro li paga alla fine dell'anno, non se ne accorge, perché queste cose si possono fare. Quello che non si può fare è rimandare su questo tipo di merce. Gli scudi circolavano tantissimo, gli scudi erano merce di scambio internazionale alla parità dei marenghi, ma un marengo valeva 4 scudi. E allora ecco che io sarei felice che questa moneta andasse in conferma in ogni caso, ma se andasse ad affiancare il fratello non soltanto in senso lato, ma in senso reale, cioè Vittorio Emanuele I che poi abdicò a favore di Carlo Felice, ebbene questa moneta credo che miglior compagnia non possa avere. Quindi se, se ha piacere, eh, con l'impegno che magari prima dell'estate comunque non gliela facciamo neanche vedere, la mettiamo in cavo. Una conferma diventa in questo momento forse la cosa più giusta da farsi su questo esemplare, con questa parte. Non avrei, non mi sarei neanche permesso di insistere un istante in più se non ci fosse stato appunto questo collegamento così importante. Ma adesso devo però eh, fermarmi, altrimenti divento sgarbato. Allora, e qui è? Eh? Basta un messaggio o una piccola telefonata. Allora, andiamo a vedere ancora il set, perché stasera, eh, stasera farò contento. Eh, penso uno di voi, eh, perché eh, parlando di grandi monete europee, parlando di marenghi, parlando di monete d'oro, parlando di monete d'argento, non possiamo dimenticarci di un capitolo fantastico, straordinario, che è quello degli ultimi dell'ultimo zar, quindi delle monete di Nicola II Romanov, la mia, il mio entusiasmo, sapete da dove nasce, nasce dal fatto che stasera, guardate quanto sta diventando bello e importante il venerdì sera, da questa sera ho da presentarvi la collezione completa, completa delle otto monete coniate da Nicola II Romanov, ultimo zar di Russia. Andiamo a vederla perché è qualcosa di straordinario. Questa è un'immagine del cofanetto personalizzato che Bolaffi ha realizzato pronto ad accogliere l'intera collezione. Abbiamo una conservazione questa sera di una, una qualità, uno stato generale pazzesco. Ve le vado a mostrare, vi vado a dire per correttezza, visto che molti di voi hanno già scelto alcune di queste monete, che do le quotazioni per le singole offerte ma che mi piacerebbe quindi chi magari ne ha già qualcuna può integrarlo ma se c'è all'ascolto un amico o un'amica che voglia scegliere questa sera la collezione completa gli daremo priorità andiamo a vedere perché abbiamo il 10 e il 50 copechi che, e che adesso la regia ci mostrerà parliamo di tutte, di queste prime monete sono tutte in argento, quindi parliamo di sì sì no ma guarda va bene anche così, si vedono molto bene, sai? 10 e 50 che mi piace l'immagine che vedo nel monitor di servizio. Abbiamo, signori, la storia della famiglia Romanov, degli zar di tutte le Russie, una famiglia che ebbe una, una vita veramente complicata. Mi dai quelle per favore? Preferisco, preferisco quelle che ho nel monitor di servizio perché stasera ho una qualità pazzesca e la voglio far vedere. Eccola qua, grazie Enrico. 10 copechi con in argento del 1912 in questo caso, con l'aquila bicipita e coronata, con l'emblema di Mosca sul petto. Che adesso poi andremo a vedere. In realtà lo stiamo vedendo sul rovescio della moneta più grande che è il 50 copechi. Testa nuda invece, poi lo vedremo di Nicola II sul rovescio di queste monete. Allora signori, mamma mia, 135 euro di richiesta per le due monete che state vedendo, con 135 euro di richiesta la possibilità di cominciare per chi volesse farlo diciamo con un invito la collezione sapendo già che con 135 euro otterrà due preziose monete d'argento autentiche, il cofanetto pronto ad accogliere tutte e, due, tutte e otto le monete e, e poi il catalogo che va a raccontare queste importanti monete, perché come sempre Bolaffi pensa anche alla parte di formazione e informazione. Quindi abbiamo un bellissimo volume, un bellissimo catalogo che racconta proprio l'epopea di e. Romanov, di Nicola II, di una famiglia che con la rivoluzione bolscevica fu sterminata. Eh, ci sono eh, leggende legate ad Anastasia, che, figlia di Nicola II, che si racconta, si, fu, si salvò da quello che fu un terribile. Una terribile esecuzione, tutta la famiglia, i corpi bruciati, sotterrati, addirittura il cane fu, fu ucciso. 135. Ero. Ed ecco qui raccontata questa storia, questa epopea di Nicola II, un, un, uno zar, l'ultimo zar, poi tutto si trasformò, tutto divenne legato alla nuova forma di comunismo. Insomma. Ed eccolo qua il grande capitolo dedicato ai Romano. 135 euro, il 10 e il 50 copechi, con in omaggio il cofanetto pronto ad accoglierlo. Ma in questo catalogo troverete poi le informazioni di tutte le monete. Eccole qua, con le monete d'argento e poi con i preziosi, li vedremo tra breve, pezzi in oro, con i preziosi pezzi in oro. Allora, mi dai un insieme così completo di questo Piccolo set, riesci Alberto ad aprire l'immagine e far vedere gli argenti e l'oro? Perché questa sera ho tutte e otto le monete. Tutte e otto le monete, guarda così. Va benissimo così insieme, poi le andiamo a leggere. Abbiamo attenzione, amici: il 10 e 50 copechi che sono le prime due a sinistra in argento, offerte a 135 euro. Abbiamo il 20 copechi la terza moneta addirittura offerta a soli 40 euro, il rublo alla destra che per dimensioni e peso ricordava esattamente lo scudo d'argento dell'Unione Monetaria Latina a 150 euro e quindi pensate che con 150 più 40, più 135, con 285, con 325 euro, i quattro argenti col cofanetto, con il catalogo e poi scendendoli vediamo i quattro esemplari in oro, il 5 rubli, il 7,5 rubli, il marengo di Russia, il 10 rubli e il 15 rubli. Signori. 4 esemplari d'oro, col 5 rubli a 4,95, il 7,5 a 1820, il 10 rubli a 9,50 e il raro 15 rubli a 1009. Le andremo a vedere una per l'altra, ma ci tenevo, fagli pure una piccola panoramica così con la camera Alberto. Il, la cosa eccezionale questa sera è disponibilità di tutte e otto le monete. Non capitava da tantissimo tempo. Il e mezzo vedete alla sinistra è il 5 rubli. Il 5 rubli lo stiamo vedendo, parliamo di monete d'oro, parliamo di monete d'oro in questo caso del peso di 4 grammi e 30, 18 mm. Ecco, il 5 rubli, mamma mia, a 495 euro il 7,5 rubli, quello alla destra dei vostri teleschermi, pensate che viene chiamato il Marengo di Russia, perché? Perché voi sappia, noi sappiamo che questa moneta è stata coniata esattamente solo un anno nel 1897. In Europa nel 1897 c'era già quello di cui abbiamo tanto parlato, il Marengo, c'era l'Unione Monetaria Latina che aveva già fissato i canoni per eh, la... La circolazione di una moneta d'oro da, da 6 grammi 45 da 21 mm. Bene, riusciamo a mettere due alla volta poi nella nostra, nella nostra culla. La, ecco, Nicola II. Le russie non vollero adattarsi al marengo, quindi non scelsero il valore nominale di 20 rubli, ma scelsero il valore nominale di 7,5 ma decisero di utilizzare il peso e le dimensioni di un marengo, infatti il 7,5 e il 5, le troviamo, il 7,5 e il 15, poi che sarà il doppio marengo, li troveremo come, merce, come monete di scambio a livello europeo. Signori pensate che le monete dei Romanov, le monete della Russia le stanno ricomprando i nuovi ricchi russi e la propria storia. Le monete, così come i corpi di questa famiglia, furono distrutte pochissime si salvarono ed ecco quindi l'opportunità di scelta questa sera diventa di nuovo quella di una bellissima raccolta. Abbiamo deciso di darvi le quotazioni moneta per moneta proprio perché molti di voi hanno già avuto possibilità di scelta di uno o l'altro esemplare. Ricordo le due monete d'argento a sinistra a 135 euro, il rublo, la terza moneta da sinistra in argento a 40 euro di richiesta e il 5 rubli, quindi lo scudo d'argento di Russia, a 495 euro. Va bene così, sai Alberto, mi piace. Eccole qua, che meraviglia. Vediamo sul diritto il volto di Nicola II e poi andremo ad ammirare anche queste bellissime aquile, bicipiti sul rovescio, quest'aquila che costantemente è simbolo di forza di tutte le casate, di tutti i regnanti. Allora vi vado a dare con maggiore precisione le quotazioni. Alla sinistra vediamo il 5 rubli e l'otto numero 11 a 495 euro e alla destra... Il 7,5 rubli a 1.820 euro, il Marengo di Russia. Tutti coloro i colori quali collezionano i Marenghi, tutti coloro i colori quali hanno anche già scelto i Marenghi europei nelle scorse settimane, se non sono interessati a una collezione completa dei Romanov, beh, il Marengo, il 7,5. Moneta assolutamente da scegliere proprio nell'ambito di questo meraviglioso percorso di monete d'oro europee nel senso più allargato e geografico del termine. 1820 il sette e mezzo a sinistra, a destra e pensate 4,95 il 5 rubli. Il rovescio di queste monete è un'opera d'arte perché risponde al volto di Nicola II con la leggenda chiaramente in cirillico risponde eh, l'aquila bicipita. Sì, ma va bene Alberto, anche se leggermente fuori asse, eh, va bene. Anche se ne vediamo una, tanto lo riesci. Eccole qua, sì, così direi che è perfetto. E Ogni tanto dovete capire che do le istruzioni perché utilizziamo questa telecamera eccolo qua, il 5 rubli alla sinistra e al destra il 7,5 del 1897 pensate che il 7,5, il Marengo di Russia fu coniato, ripeto, solo nel 1897 ok, abbiamo anche poi, e quindi li possiamo perché il, il conio è identico vedere sul nostro sul nostro espositore abbiamo anche il 10 rubli quindi la moneta del peso di 23 diametro di 23 mm del peso di 8 ,60 g 60 a 9,50 e il 15 rubi. Passiamo stacchiamo pure sulle nostre, sul nostro espositore, così le diamo le quotazioni anche del eh, perché sono identiche, il conio è identico. Cambia ovviamente che cosa? Il peso, la dimensione, la rarità e di conseguenza il valore. Quindi lasciamole pure lì Alberto. Sì, sì. La, le, tanto le abbiamo viste sul, sul dritto e sul rovescio, le, le monete dei Romanov, poi ci torniamo magari più avanti, ma ehm, volevo dare le quotazioni perché abbiamo, ecco va benissimo così, il 10 rubli che è il lotto numero 13 a 950 euro alla sinistra e poi abbiamo il 15 rubli a 1900 euro. Il 15 rubli è di nuovo qui perché in televisione magari non si... Percepiscono molto bene le dimensioni e tantomeno i pesi, il 15 rubli, signori è il famoso doppio marengo 12 grammi 90, g, cioè 6,45 per 2, 12,90 è il doppio marengo. Allora, adesso vi voglio far vedere una sorpresa, una sorpresa, cambiamo eh, qui stanno arrivando le prime eh, chiamate. Grazie per le prime conferme, ma volevo mostrarvi: un'anteprima assoluta, eh, qui di nuovo abbiamo un po', eh, come si dice, eh, bruciato i tempi e soffiato eh, a, a, sul naso al, alla trasmissione del lunedì. Bene, allora signori, eccolo qua, appena pubblicato, eccola qua la novità presentata in anteprima a questa diretta di questa sera, con piacere signori vi presento... Con questi colori sgargianti che sono stati scelti, la terza edizione del catalogo delle monete degli imperatori romani. Signori, finalmente pubblicato nel 2017, eccolo qua il catalogo, il nuovo catalogo che va a raccontare e soprattutto a classificare e darne le quotazioni tutte le monete della collezione delle monete imperiali romane eccolo qua lo ve lo faccio vedere la copertina Diocleziano ha vinto la, la prima la copertina è andato quindi ad affiancarsi alle altre eh, edizioni questo è un catalogo completo che vi dà eccolo qua con tante pagine storiche che vanno a raccontare proprio la dinamica di coniazione di queste monete e poi le indicazioni aggiornate, con tutte le quotazioni aggiornate di tutte le monete della collezione. Quindi da Giulio Cesare, di cui poi andremo anche a parlare più tardi, di cui abbiamo questa sera disponibilità di un grande aureo, fino a percorrendo quattro secoli, eh, passando attraverso la dinastia Giulio Claudia, i Flavi, i Severi e quindi tutto ciò che serve per andare a conoscere collezionare, aggiornare le proprie collezioni, tutto ciò che serve per andare nell'ambito proprio della conoscenza. Il catalogo è disponibile, è disponibile anche in vendita, il prezzo è di 25 euro. Potete questa sera, in maniera straordinaria, vista la novità, visto la, la possibilità di presentarlo in anteprima, richiederlo e se ve lo spediremo a casa se vorrete anche senza spese di spedizione. Questo è un po' un piccolo pensiero che ho voluto fare proprio per ringraziarvi dell'attenzione e della presenza. Il nuovo catalogo della collezione delle monete romane, catalogo che è arrivato alla terza edizione, molto importante perché, ripeto, vi darà tutte le indicazioni storiche, tutte le... Eh, guarda qua, ho aperto a caso con importantissima pubblicità un saluto a Elena che è qui ritratta con le nostre trasmissioni che ormai sono diventate l'appuntamento fisso con la grande numismatica in questo caso, ma anche con la Filatelia il martedì e i grandi appuntamenti settimanali. Allora eccolo qua, 25 euro il nuovo catalogo, prenotatelo, potete già chiamare eh, se andate ai nostri negozi, se avete dei consulenti di riferimento, ma potete anche chiederlo direttamente al centralino questa sera e se non avete piacere di eh, un incontro, ci mancherebbe, ve lo mandiamo anche a casa questa sera senza spese di spedizione. Eh. Quindi una, una piccola Grazie per i cataloghi e quindi approfittatene perché è freschissimo di stampa, io per primo ho avuto il piacere di vederlo pochi minuti prima di voi e quindi una bella, una bella riedizione che dimostra quanto importante sia e quanto di successo sia la grande collezione delle monete romane. Lo metto qua in bella vista perché adesso voglio cambiare argomento e andare a parlare. Di un'altra bellissima collezione e la vado a prendere qui. Qui, questa sera, oh, sono veramente accompagnato da una quantità di volumi importanti. Allora, gentili amici, abbiamo parlato di monete romane, ci torneremo, abbiamo parlato di eh, monete di Sardegna, Luigi, quel Carlo Felice, non lo perda. Eh, abbiamo parlato di eh, monete appunto di, del, di Vaticano, tra l'altro andremo poi a parlare di quei bellissimi 100 euro, vi darò le quotazioni, monete rarissime. Ma quello di cui voglio parlare in questo momento sono le 21,58 e il contenuto di questo meraviglioso album, perché qui le cose diventano veramente fatte in grande. Signori, mh, abbiamo parlato di Vittorio Emanuele I, di Regno di Sardegna, abbiamo parlato di eh, un'Europa che ha sposato il Marengo, che ha fatto, ne ha fatto un'unione, abbiamo parlato del Regno d'Italia. Ma nel 1946 l'Italia smette, smette di essere un regno e diventa una repubblica. C'è un referendum, gli italiani decidono che. La monarchia ha fatto il suo corso e che sia ora di una più moderna repubblica. Questo ha una, chiaramente una ricaduta pazzesca a livello eh, proprio storico, politico e sociale, ma avrà anche una ricaduta importante dal punto di vista numismatico. Perché? Perché nel 1946 eh, si deve sposare la nuova, eh, la nuova eh, moneta, la nuova, il nuovo corso. Quindi. Le monete non saranno più monete del Regno d'Italia, ma saranno monete della Repubblica. E allora signori, questa sera vi presento con davvero piacere, la vado a sfilare e la vado a fare sfilando da questo, che è un album che, come sempre la Bolaffi realizza per contenere poi la preziosità delle monete che all'interno vengono poi raccolte. Quello di cui stiamo parlando, Gentili Ospiti, è la collezione di tutte le monete che furono coniate in Italia a cominciare dal 1946 fino al 1981. E adesso ve la vado a mostrare. Qui vediamo i certificati, ne parleremo. Eccolo qua. Signore, allora adesso lo sfogliamo insieme questo catalogo, questo, questo volume, questo album. Vedete le monete della Repubblica Italiana. 1946-2001, il percorso comincia, e in questo album voi potete trovare autentiche, originali, le prime coniazioni di questa nuova Italia. Un'Italia che appunto si va a configurare in una Repubblica, vengono coniate le prime monete e vengono coniate però con dei materiali assolutamente semplici. Perché siamo alla fine della guerra, non, non ci sono risorse per utilizzare materie nobili. Allora l'Italma, che è una lega d'alluminio autarchica italiana, dove vengono coniate le prime serie, la lira, il due lire e poi il 5 e il 10 lire. Guardate che meraviglia! Allora signori, proseguiamo. Proseguiamo e troviamo e Troviamo la lira -mata, il mata, i talma chiudato. con la cornucopia il 5 lire con l'aratro del delfino, il 10 lire con la spiga, il 2 lire il ramo d'ulivo. Allora, signori, io adesso la vado a sfogliare, ma poi torneremo a vederle ben esposte. La proposta che vi sto per fare è una proposta fantastica che aiuta a ricordare. Quella lira che abbiamo abbandonato a vantaggio dell'euro, ma a cui siamo tanto ancora affezionati, che bah, chissà se non dovesse tornare. E poi, ecco, arriviamo qui al 58. Abbiamo le prime monete in argento. Signori, questa è un'offerta pazzesca. Abbiamo selezionato tutte e 24 le monete coniate dal 1946 al 1981. Tutte 24 le monete vengono offerte, eccole qua, tutte belle schierate. Il catalogo va, eh? Grazie Cristina, grazie per i cataloghi approfittatene, siate i primi senza spese postali a 25 euro stasera. Ma stasera guardate che meraviglia schierate tutte 24 le monete. L'album, le pagine pronte a raccoglierle queste monete viene offerta questa meravigliosa selezione, che poi è una selezione completa, ripeto, a 295 euro. Lo dico veramente col sorriso sulle labbra, vedete che è un album... Pazzesco perché? Perché le monete hanno una struttura di conservazione molto semplice. Apri ecco un pochino la telecamera, vedete? Ogni moneta è inserita in uno blò, si sfila tranquillamente e si va a tirare fuori la moneta, a guardarla e andandola poi a studiare nella sua bellezza. E poi abbiamo il riferimento nella pagina successiva della moneta con le indicazioni con l'immagine proprio per poterla poi ricollocare al punto giusto dammi la grafica ti prego Enrico dell'823 a 295 euro attenzione perché questo aspetto lo voglio sottolineare con forza e poi le andremo a vedere di queste 24 monete 7 monete sono addirittura in argento 7 monete in argento una più bella dell'altra eccole qua il 500 lire con le, del, con le caravelle, la, il, la moneta del 61 che andò a festeggiare proprio i cent'anni dell'unità d'Italia, il 500 lire di Dante con l'immagine dell'inferno, il 1000 lire Roma Capitale, tutte queste monete signori sono autentiche, tutte queste monete sono garantite, tutte queste monete, il Galileo Galilei, il Marconi, chiedo scusa, è questo col 500 lire, queste monete d'argento, signori, facevano parte delle serie divisionali, alcune circolavano, guarda qui che bello, il Michelangelo e poi, guarda qua il 500 lire, una moneta più bella dell'altra. Ne abbiamo selezionate, non qualcuna dicendo una piccola selezione di monete, ma addirittura la collezione completa. Dammi un primo piano qui del mio, del mio album, perché voglio farlo in diretta, guardate che meraviglia. Questa è la pagina, la taschina. Questa, ad esempio, è Virgilio, 1981. Tutte 24 le monete, eccole qua, vi arriveranno a casa in visione gratuita. Perché ricordo che anche questa collezione, voi la confermate, ma non ve la spediamo a casa a meno che non vogliate, ma ve la portiamo in visione gratuita. Queste sono monete. Guardate che bella questa in argento, è dedicata a Virgilio. Ed è presente nella collezione, 24 esemplari a 295 euro. Amici, andate a scegliere a malapena i sei argenti. E Bolaffi vi dà invece i sei argenti, vi dà le altre 17 monete, che sono monete storiche, tutte in grande qualità, splendido, addirittura a fior di conio, come tutti gli argenti. Guardatele qua e sarà un piacere riceverle non nell'album ma proprio in taschina e poi sarete voi pian piano a fare che cosa? Ad andare a fare quello che faccio adesso, cioè a godervi la moneta, studiarvela, bella moneta, andare con una bella lente a, a, a cogliere tutti i particolari di questa moneta, ad esempio, che fu dedicata proprio a Virgilio. E poi dopo cosa si fa? La si va a mettere nella taschina, la si va poi a riporre nella sua. Sede, pronta, vedete con un sistema semplicissimo, un binario, si fa scorrere questa taschina e la moneta si aggancia. Allora andiamo a raccontare ai nostri figli e ai nostri nipoti che della lira non ne sentono parlare se non nella nostra abitudine abitudini ormai quando si dice quella cosa non vale 2 lire, non si dice non vale 2 euro, oppure eh, si tende ancora i nonni, qualche genitore a, a, a fare quanto costa, costa 50 euro, no, costa, vale 100.000 lire. Ecco, i nostri figli, i nostri nipoti le, le lire non le conoscono, e allora 295 euro, raccontategli e regalategli un pezzo della nostra storia, gli anni del boom, gli anni 60 sono qua dentro, gli anni in cui voi avete cominciato a magari eh, utilizzarle queste monete, perché siete usciti dal. siamo entrati nel consumismo. 295 euro è un contributo che vi chiediamo, perché credetemi, 24 monete con in più, con in più, eccolo qua, perché io vi do anche lo strumento, lo strumento giusto, il catalogo delle monete delle banconote eccolo qua lo strumento che cos'è questo catalogo? è il catalogo in cui troveremo andiamo a vederle insieme andiamo a vederlo insieme. insieme andiamo a guardarlo insieme andiamo a guardarlo insieme guardate, questo è il catalogo catalogo che ci porta dal 46 al 2001 al 61 la parte moderna della Repubblica ecco qua Vedete? Ecco qua, una lira arancia, due lire spiga, cinque lire grappo. Cioè ognuna di queste monete, e tutte quelle che vi sto mostrando, fanno parte di questo lotto, 24 monete, troverete tutte le informazioni, le tirature, le caratteristiche del diritto del rovescio. Fantastico. Eccolo qua. Guardate quante. Guardate quante. Eccolo qua, 500 lire l'unità d'Italia, moneta d'argento, compresa nell'otto. 500 lire Dante del 65, compresa nell'otto. 1000 lire Roma Capitale, compresa nell'otto. 1000 lire Marconi, argento, compresa nell'otto. Tutte queste monete, fate una prova, andate a comprarle una per una, è altro che 295 euro. 295 euro, 24 monete di cui 7 in argento, riguardiamole perché è fantastica questa proposta, è una proposta fantastica, guarda lì, una più bella dell'altra, a 295 approfittatene, fatevele mettere da parte una di questi, di questi lotti, dopodiché, dopodiché noi andremo a mettervelo da parte. Poi cosa farete? Farete come stanno facendo molti già con i centralini che stanno... Praticamente esplodendo, dicendo: Mandamela a contrassegno. Si può fare, ve la mandiamo tranquillamente a contrassegno a casa. Ma se volete, è il consiglio che vi do io: eh, Non compratela, fatevela mettere da parte. E poi venite a Torino in via Cavour, andate a Milano in via Manzoni, a Roma in via dei Condotti, andate a Verona in via Stella a vederla, a fare così, a sfogliarla. Allora ecco che. Monete autentiche, questo è il certificato di garanzia, perché altrimenti qualcuno può pensare ma a 2,95 saranno delle riproduzioni, no, no, andiamo a vedere. Le lire della Repubblica Italiana, la collezione è costituita da 24 esemplari autentici, tutte vabbè, fornite in un blog protettivo, lo stato di conservazione sono di qualità splendida o fior di conio, a 2,95, 24 monete, non le perdano, non le perdano. È un'occasione veramente meravigliosa. Opportunità che vi sto dando e che sono sicure abbiamo qualche lotto disponibile, i centralini sono letteralmente esplosi. Mi fa piacere perché, vedete, ve lo spiego anche perché riusciamo a offrire a 2,95 queste monete. Perché noi investiamo su di voi: sì, ve lo dico molto. Molto onestamente, qual è la nostra, il nostro investimento su di voi? Il nostro investimento su di voi è darvi questa opportunità e sperare che poi vi possa venire il piacere di continuare queste raccolte. E allora ecco che chi lo farà ci darà forse la, la possibilità nel, nel futuro di avere poi anche la nostra soddisfazione economica. Chi non lo farà ne avrà soltanto approfittato perché ha 295 euro. Ma guardate, non è mica per i 295 euro perché veramente chi mi conosce lo sa, io potrei, e anzi lo posso fare, lo farò, andare a presentarvi monete che valgono decine di migliaia di euro. Ma con la stessa forza e energia vi presento questa raccolta, perché è una raccolta fantastica, è la storia della Lielas, non sono le riproduzioni di cui avete sentito parlare, placcate in oro, fatte in oro, queste sono monete autentiche, fatte dalla zecca, che circolavano e che sono state salvate e messe in una, questa grande possibilità di collezione. A 2.95 posso accontentare qualche chiamata. Dovete soltanto avere la pazienza di insistere, ho sentito un po' di linee che se sono, a cui non siamo riusciti a rispondere, rifate i numeri perché si sta liberando qualche linea e fatemele mettere da parte una, una 24 monete, l'album, le pagine per raccoglierle, guarda che meraviglia, le, tutte le monete coniate dal 1946 al 1981, guarda che bella. Eh, guarda che ma guardiamola così, guarda questa pagina ricca di argento, 500 lire Marconi, vedete che ve le ho fatte vedere sull'espositore, ma sono qua, eh. Sono qua. Guarda qua, il Dante. A testa in giù, chiedo scusa, perché la moneta ha ruotato, sono. Eccolo qua, guarda che bravi, argento! Già solo il valore dell'argento, ma proprio fisico superiore, fate una speculazione. Mamma mia, non dovrei dirla questa cosa, ma veramente soltanto per il peso dell'argento di queste sette monete, sapete quanto pesa un 500 lire d'argento? Ve lo dico andando a leggere proprio sul catalogo, così almeno impariamo a usarlo. Un 500 lire d'argento pesa 11 grammi, argento 835. Andate a farvi un conto sulla quotazione dell'argento, 835, moltiplicatelo per 11, moltiplicatelo per 7 e vedete se non vi conviene. Approfittare di questa opportunità, 2,95 per la prima parte, per la collezione che va dal 46 all'81. Eh? Io ci rimango ancora un istante su questa collezione, poi guardate il, il bellissimo anche album. Vedete questa similpelle con l'incisione a fuoco della, della stella della nostra Repubblica Italiana, e 2,95 perderla è veramente un peccato, un peccato. È compreso il catalogo, eh Cristina? È tutto unito. È il catalogo compreso nel prezzo. Compre Mamma mia, guarda, non vi faccio vedere il, eh, il prezzo di questo catalogo che è in vendita, ma unito alle 24 monete di cui 7 in argento, l'album, le pagine, eh, il catalogo e <ride> questo è compreso nel prezzo. Diciamo la casa, chi sta chiamando, questa sera... Nell'offerta c'è anche il, la possibilità del catalogo. Allora, sulle monete della Repubblica, sulle monete della Repubblica, al nostro amico al telefono, eh, se vogliamo dare un'indicazione, c'è la possibilità anche di andare avanti. Dall'82 all'86. Abbiamo selezionato un ulteriore gruppo di monete. Questa volta le monete che vi abbiamo selezionato sono queste, ve le faccio vedere. Quindi per chi volesse può cominciare anche ad arricchirla questa collezione. Quindi, eccola qua. Abbiamo altre monete. Ne abbiamo pensate, altre 15, altre 15. Ma la cosa meravigliosa. La cosa meravigliosa è che queste 15 ulteriori monete che ci portano dall'82 all'86. Eccezione fatta per questa bimetallica che è la prima moneta bimetallica italiana che tra l'altro abbiamo inventato noi che tutti ci hanno poi chiesto. Nelle prossime pagine troviamo altre 14 monete in argento. Siamo dal 1982 al 1986 Garibaldi le Olimpiadi di Los Angeles la presidenza cede l'85 saliamo un attimo guarda qua l'argento dedicato a Galileo Galilei 1982 Conferma della Germania. che meraviglia ma che meraviglia chi, chi posso salutare il signor Romolo signor Romolo se ancora l'ascolto se come credo non avendo ancora un consulente in germania glielo spediremo a casa allora signor romolo le faccio una piccola provocazione la collezione era al telefono probabilmente non ha avuto modo di seguirmi come aveva eh, colto e, eh, la repubblica le lire della repubblica cominciano dal 1946 e ovviamente terminano nel 2001 perché poi è arrivato l'euro allora noi abbiamo organizzato dei gruppi di monete per permettere poi pian piano di fare questa collezione. Questa sera io le offro e offro a tutti voi chiaramente una chance in più. Alle prime 24 monete, se a piacere, possiamo aggiungere il periodo che va dal 1982 al 1986, quindi possiamo aggiungere ulteriori 24, 14 monete. Che stava, stiamo andando ad analizzare, sono 14 monete. Queste però eh, sono monete addirittura che è eccezione fatta per una, che è la prima bimetallica. Sono tutte in argento, sono 13 14 monete in argento e una bimetallica. Eccole qua. Garibaldi dell'82, Los Angeles, questa fu fatta nell'84 per le Olimpiadi di Los Angeles. Poi abbiamo la presidenza CE dell'85. Bene, adesso lo vado a sfogliare e poi le vediamo anche sull'espositore. Eh? Guarda che meraviglia, guardi che meraviglia. Altri 5 argenti. 500 lire collegio dell'85. 500 lire della dedicato alla musica. E poi 500 lire de dedicato agli Etruschi. allora la collezione che va dal 1982 all'86 di nuovo con le pagine composte da 15 monete di cui 14 in argento a 640 euro a 640 eccole qua grazie Enrico dalla regia guardi che meraviglia ci sono le ulteriori 14 monete d'argento più una che è la bimetallica perché ovviamente eh, sale anche la quotazione, ancorché come sempre è te tenuta veramente ai minimi, perché sale l'importanza, le monete d'argento cominciano a diventare monete che la gente tesorizzava, e allora cosa succede? Non, le ve non venivano spese e di conseguenza la zecca di Stato comincia a inserirle nelle serie divisionali, cioè quelle dedicate ai collezionisti. Il risultato qual è? Il risultato è che queste monete si fa una fatica enorme a trovarle singole e a comprarle di nuovo una per l'altra è qualcosa di impossibile a, a, questo appello lo faccio a, a chi già ha cominciato la collezione di Repubblica col primo lotto non perda visto che guarda, che, guarda come sono belle guardi come sono belle è il nostro amico, da, da che parte è la Germania? <ride> vabbè sono stato l'estate scorsa in Germania, bellissimo, eh, guardate. Ma che bello pensare che ci sia un italiano, immagino, emigrato, in Germania che dice io le lire della Repubblica, le mie amate lire le voglio collezionare. E questa sicuramente è un'opportunità di portarsi, magari considerando che dobbiamo fare una spedizione, perché no già avere una seconda possibilità. A 640 euro le. 15 monete che vanno dall'82 all'86, quindi tanto per fare come si suol dire i conti con 6,40 più 2,95, con 935 euro praticamente si possono comprare già 39 monete dall'86 all'86, pensate, 40 anni di grandi monete attraverso la Collezione di Repubblica. Ricordiamo perché intanto le st stiamo, andando, stiamo andando veramente a fare qualcosa di straordinario questa sera. Abbiamo a 295 euro, a 295 euro la collezione delle 24 monete ah, dal 46 ah, all'81 Heidenberg. 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 Eh? Di e allora. Eh, 2,95 le prime 24 monete, con cui, di cui 7 in argento, e poi il lotto numero 24, eccole qua, bellissime, bellissime, bellissimo, bellissime. Bellissimo, 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 bellissimo. Allora, vedete quello che si sta componendo è il percorso che si può fare. Allora, cosa vi consiglio di fare? Considerate che c'è la possibilità di fare anche dei pagamenti dilazionati. Eh, poi 935 euro. Eh, in questo momento non ho voglia di spenderle. Ma posso magari bloccare tutti e due i lotti, ma pagarli un po' alla volta? Sì, posso, posso frazionarli. Posso frazionarli. Eh? È pazzesco, È pazzesca questa possibilità. Ah, mi perdono, io, quando io parlo di anni 60, di regno d'Italia, ho in testa chiaramente un percorso di... di che è chiaramente è un percorso un po' un percorso di... in cui mi viene in mente di fare l'emigrato, emigra, invece giustamente trasferito un bellissimo terra di Germania. Allora, signori, eh, i, i nostri amici italiani, i nostri amici residenti sul suolo italiano, eh, non perdono le vecchie e importanti monete della nostra storia, le lire della Repubblica Italiana. Eh, allora. 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 Allora facciamo così, vi faccio vedere anche il terzo lotto. Allora, guarda, stasera io ve lo dico perché siete in tanti ad aver cominciato queste raccolte e giustamente molti mi stanno dicendo: "Come faccio per portarle avanti?". C'è un terzo lotto questa sera che va dal 1987 al 1990. Qui parliamo di 22, monete, di 22 monete, di cui 18 in argento. La rarità sale, signori. La rarità sale. Chiaramente la rarità sale al punto che queste monete d'argento, se io adesso vi faccio vedere le tirature, si abbassano prepotentemente. Quindi qui abbiamo, pensate, 18 monete d'argento più altre 4 monete che portano la richiesta dell'825 a 1400 euro. Allora, qual è il discorso, gentili amici? Che ehm, pian piano voi potete fare il percorso completo che vi porterà fino al 2001. Il tempo e il modo con cui fare queste raccolte lo decidete voi. Guarda che bello questo 500 lire 1 Cosa succede? Succede che qualcuno dirà, ma com'è possibile che c'è un cambiamento di prezzo così importante? Signori, la verità è data dai numeri, dalle disponibilità. Quindi, vedete, questo è il terzo lotto dove troviamo... Ecco qua, vedete? Le... Questo 200 lire d'argento Italia 90. Guarda, questo lo voglio estrarre, scusa, mi poggio perché voglio far vedere questo. Mamma mia, 200 lire d'argento. Ma chi le conosce, chi se le ricorda i 200 lire d'argento? Guarda che roba. Guarda che roba. Chi se la ricorda questa moneta? Nessuno se la ricorda. 200 lire d'argento. Italia 90 è eh, Italia 90, mondiale di calcio di Italia 90, fu coniato un 200 lire d'argento, fa parte di questo terzo lotto a 1400 euro. Guarda che meraviglia! Guarda che meraviglia! A 1400 euro il 200 lire Italia 90, 200 lire, ovviamente questa moneta, adesso vi spiego il perché della rarità, questa moneta nel 1900... 90, 89 fu fatta, ovviamente, chi di, nessuno di noi aveva in tasca 200 lire d'argento. Queste monete, a differenza delle prime monete degli anni 40 e 50, circola, non circolavano, erano inserite nelle serie divisionali, quindi quelle, diciamo, da collezione. Dove sta la rarità? Che tutte queste monete sono rimaste nelle serie divisionali. Le serie divisionali sono quelle che hanno le monete dell'anno con in mezzo la moneta d'argento. Quindi diventa impossibile, diventa impossibile trovarle singole. Allora, vedete, vi faccio vedere, vi faccio vedere, 1989, 1989, 1989, eccolo qua. Qua, do, qua dobbiamo capirci, gentili ospiti, eccolo qua. Rifate i numeri se non riusciamo a rispondere. 200 lire Italia 90, 1989, tiratura 116.500 pezzi, di cui 28.500 fondo specchio. Qui parliamo di tirature legate non alla, più alla circolazione. Allora vedete questa moneta che fa parte di questo terzo lotto che va dal 1900... 87 al 1990 e il uh, ci regala monete d'argento che, che, che non hanno circolato. Vedete, guardiamo questo ad esempio, Seul 88, Seul. Seul. 500 lire Seul. 83.000 pezzi tirati. Ecco perché. Questo lotto, che comunque si compone di 22 monete di cui 18 in argento, la richiesta è già di 1.400 euro. Che poi se andiamo a distribuire, perché se noi torniamo indietro e andiamo a vedere i primi 500 lire d'argento, se andiamo a vedere i primi 500 lire d'argento, vediamo numeri ben superiori. Il 500 lire Virgilio, per esempio, che fa parte del primo lotto, tirature 340.000 pezzi perché che circolavano. Ecco la differenza. In numismatica, signori, non lasciamoci incantare solo e facciamo bene dalla bellezza delle monete, ma dobbiamo renderci conto anche dell'importanza della rarità. E allora, riassumiamo, eh, un saluto al signor Romolo, eh, che se posso permettermi, poi non, non mi permetterò di tanto perché eh, magari non so se... È la prima volta che ci segue, se ci segue già, eh, non ci conosciamo personalmente, quindi. Ma stasera, il primo, il secondo e il terzo lotto, quindi dal 1946 al 1990, significa praticamente 50 anni di repubblica, visto la disponibilità, sempre più difficile la disponibilità di questi argenti successivi da confermare. Quindi, ancora qualche chiamata possibile sulla prima parte a 295 euro, le 24 monete. Così facciamo un piccolo riassunto dal 1946 al 1981, 24 monete di cui 7 in argento. Poi abbiamo, andiamo, sì, sì, vediamole con calma perché non abbiamo fretta, 24 monete di cui, 11, di cui 7 in argento. Eccole qua, a 2,95. E adesso capirete la bontà di questa offerta di lancio davvero. Qua va, bisognerebbe approfittarne di esaurire il lotto stasera disponibile, perché è pazzesco pazzesco, pazzesco, a 2,95 di 7 argenti. Poi abbiamo la, gli anni 82-86 con 15 monete, eccole qua, di cui 14 in argento a 6,40 e l'8,24. E poi, adesso lo andiamo a scorrere, e poi questa bellissima opportunità, e qui eh, Cristina, il signor Romolo dovrebbe farlo l'amplay perché... E io No, ma fa bene, ci mancherebbe. Però, viste proprio le difficoltà logistiche, forse eh, stasera bisogna far buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché il terzo lotto, più si va avanti e più diventa rara e complicata la disponibilità di queste monete, e io infatti posso accontentare, ve lo dico molto tranquillamente, qualche amico in più sul primo lotto. Posso accontentare pochissimi sul secondo e posso accontentare solo due di voi sul terzo lotto perché parliamo di disponibilità assolutamente contenuta. Non perdano la prima parte, non perdano la seconda. Chi ha già scelto le prime parti qualche sì. tempo fa ne approfitti. A 2,95 la prima parte non si perde. A 6,40. Guarda qualche me. A 6.40 la seconda parte. Tutti autentici. Okay. Allora, parlando di Repubblica, adesso voglio aprire una piccola parentesi, ma eh, Ma sappiate che nel 1993 in Italia dopo tanti anni nel 1993 in Italia si ricominciò a coniare monete d'oro. L'ultima volta fu il 36, pensate, nel 1937, nel 1937 in Italia si coniò l'ultima moneta, eravamo ancora nel regno. Si dovette aspettare fino al 1993 per coniare nuovamente monete in oro. E questo fu fatto proprio perché non c'erano le condizioni economiche per poterlo fare. Nel 1993 si decide finalmente di coniare delle monete d'oro. Fu coniata una serie di monete d'oro dal 93 al 2001, di 16 monete soltanto, organizzate in coppie del valore di 50.000 .100 e 100.000. Furono fatte nel 93, non furono fatte nel 94, poi furono fatte nel 95, 96, 97, 98, 99, 2000 e 2001, l'ultima. Questa sera e quindi, visto che siete in tanti ad aver apprezzato le monete della Repubblica, è in dedica speciale all'amico che ci segue da, dalla bella Germania, le due monete d'oro che ho a disposizione della Repubblica italiana. Beh, qui lo, vediamo la collezione completa, perché è, questo è il percorso completo che poi pian piano si può fare per avere i 16 esemplari in oro della Repubblica allora, questa sera io sono riuscito a portare alla vostra visione l'anno 1999, anno 1999 in cui il 50.000 che è a destra e il 100.000 furono dedicati a due importanti chiese, addirittura un Duomo e una Basilica. Allora, andiamo a vederle. Cominciamo da quella che volete, non so chiedo alla regia se vogliamo cominciare dal 50.000 o dal 100.000. Allora, vediamo intanto, eh, poi vediamo immagini più dedicate. Queste monete sono d'oro, sono fior di conio, sono fondo specchio, sono incapsulate, quindi cosa vuol dire? Che sono state create e messe via così come le vedete. Abbiamo addirittura i cofanetti originali, con i certificati originali. Il 100.000 lire, che è la moneta alla sinistra del teleschermo, la più grande, che facciamo? Le prendo in mano, facciamo un primo piano, eccolo qua, bellissimo, guarda che meraviglia, perfetto. Meglio di così non si può. È il 100.000 lire dedicato alla Basilica di San Francesco d'Assisi, oro 900, 15 grammi, 25 mm. Sul diritto, la facciata della Basilica di San Francesco d'Assisi. La leggenda intorno Repubblica Italiana e il nome dell'autore in esergo che ricordiamo fu Roberto Mauri. Questi sono dei veri e propri capolavori dell'arte de, 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 de di eh, incisori italiani, che sono sempre stati maestri, ma da, da sempre. Sul rovescio di questa moneta andiamo a vederla qualcosa di meraviglioso. Nel 1999, il rosone della basilica torna il valore. E in basso la data. La stella 5 punti è il segno di zecca. Signori, 1999. Questo è uno dei, degli otto esemplari da 100.000 lire che furono coniati in Italia dal 93 al 2001. Quindi le monete d'oro cosiddette della Repubblica. 100% di qualità 1790 la richiesta per questo esemplare fior di conio. Meraviglioso. Come vi dicevo ogni anno coniavano una coppia di monete, quindi fu fatto un 100.000, fu fatto anche un 50.000 e il 50.000 invece fu dedicato a un altro capolavoro italiano, cioè il Duomo di Modena. Andiamo a vedere, guardate, sembra una cartolina, la, la lavorazione del campo a fondo specchio, della figura a sbalzo, Duomo di Modena. Facciata del Duomo di Modena sul diritto e sul rovescio qualcosa di, di nuovo, incredibile. Laura Cretara, andate a vedere chi è Laura Cretara, un, un, un maestro dell'incisione. Dell un particolare del Duomo, la parte superiore del rosone, il leone stiloforo, il valore e gli anni, 1099-1999, proprio perché si festeggia chiaramente il novecentesimo anniversario della fondazione del Duomo di Modena. Il 50.000 lire, l'otto numero 20, viene offerto a 1.010 euro. Ecco, chi sta facendo la collezione di monete della Repubblica eh, e volesse così immaginare poi nel tempo un percorso di completamento, le monete d'oro sicuramente sono eh, un pochettino più impegnative, evidentemente per rarità, perché queste monete, ecco non ve l'ho detto, ma furono coniate in numeri veramente bassissimi che adesso vi vado a dire, il 50.000 lire 5.500 pezzi, il 100.000 lire 5.047 pezzi, quindi vi lascio un po' immaginare la rarità di monete che sono collezionate veramente e, e da, mh, con passione. Voi dovete sapere che nel 2001, quando la lira è andata in pensione, c'è stato un attimo in cui eh, sono tutti impazziti letteralmente per la moneta che fino al giorno prima avevamo in tasca, dal giorno dopo eh, è diventato oggetto di culto. E scoprire come molti hanno fatto di coniazioni in argento che nessuno conosceva, di coniazioni in oro, ha fatto sì che siano andate veramente a essere un grande successo commerciale. Sempre più richieste e sempre più difficili da trovare, soprattutto come in questo caso con confezioni originali. Allora, allora, voglio fare perché abbiamo finalmente qualche linea libera. L'ultimo riassunto, no, poi ci torniamo. Ma un ulteriore riassunto, poi voglio cambiare e ritornare un attimo sulle monete d'oro. Allora, ehm, monete della Repubblica, monete in lire della Repubblica Italiana. Dal 1946 abbiamo una proposta. Pazzesca, 24, 24 monete, 24 monete autentiche, 7 in argento a 295 euro. Le prime serie, le se, le prime, la prima in argento, il 500 lire con le caravelle a 295 euro. Qualche, ancora qualche, qualche, qualche chiamata la posso prendere? A qualche chiamata la posso ancora prendere, a 2.95. Va vado poi in esaurimento. Se non vi rispondono non vi preoccupate, At attendete, richiamate, insistete, ma siate determinati perché poi le perdete. 2.95. Poi il lotto numero 24.

6,40 è l'otto che va dall'82 all'86. Altre 12 monete. Altre 12 monete. Altre 12 monete. Faccia questo, se vedo la chiamata la chiamo io. Tanto sono le Facciamo così. E 12 monete di cui 11 in argento! Di cui 11 in argento, guarda che meraviglie. Il Messico, Messico 86, Italia 90. I mondiali di calcio, raccontate ai vostri figli e ai vostri nipoti le emozioni di quei mondiali. Alberto, te li ricordi, eh? L'86, dove eri nell'86 tu? Eh? E i piccolini anch'io me lo ricordo, magnifica. E io sento. 6,40, 12 monete in argento, con le pagine, l'album. Guarda che meraviglia, e qui vi portate già con un altro grande blocco. Avete dei figli nati in quegli anni, siete voi, in quegli anni vi siete, avete degli eventi da ricordare, ma cosa c'è di più bello delle monete d'argento autentiche che oltre al valore ci raccontano la storia? E poi, e poi la terza, la terza, guarda qui: sì, sì, Dai, questa immagine bellissima. E questa l'abbiamo registrata qualche istante fa, guarda l'album. Ma l'album sapete cos'è? È il sistema più meraviglioso di raccolta. E qui c'è la terza parte, questa è inedita, eh, non l'aveva mai vista nessuno. E infatti perché? Perché sono rarissime, sono le monete dall'87 al 90, dal 1987 al 90, le tirature sono precipitate in basso. Parliamo di pochissime centinaia, le abbiamo viste, di migliaia che diventano decine di migliaia. E allora ecco perché 22 monete, di cui però non dimentichiamoci, 18 in argento, perché cosa è successo? Le prime tirature, no? i 100 lire Minerva, i 50 lire Vulcano, quelle lì le hanno fatte negli anni 50 e ce le siamo riviste e ritritate fino al 2001. Cosa faceva la zecca poi invece? Metteva le monete in argento nelle serie divisionali, cioè quelle serie che ogni anno la zecca conia per ricordare le, le coniazioni di quell'anno lì. E inserisce una moneta d'argento, ma quelle sono diventate le rarità. E allora è una collezione di repubblica, se la vogliamo fare, gentili ospiti, la parte in oro, ne abbiamo parlato, ne riparleremo, sicuramente richiede un forse uno sforzo in più ed è una scelta, ma la parte in argento e la parte diciamo circolante non si può lasciar scappare quando 22 monete tutte garantite, tutte certificate, tutte autentiche, con tutti gli esemplari praticamente il fior di conio vi, ve li proponiamo a 1400 euro. E questo è il percorso. Poi magari si decide di bloccare il prezzo, di pagarle, eh, perché si può fare? Per esempio Dio uno dice sai che c'è? Le prendo tutti e tre questi lotti, però il primo lotto lo pago subito, il secondo lo pago a fine aprile, il terzo lo pago a luglio, per esempio. oppure Blocco tutti e tre, mi fai il totale, blocco, faccio il totale, cosa succede poi che me lo spezzo in due, ti faccio due pagamenti e te le... ci si può fare tutto, non è un problema, tanto più se la telefonata che fate è una telefonata in conferma, in visione. In visione cosa vuol dire? Che noi prendiamo un lotto, prendiamo un lotto lo mandiamo a Vincenzo, a Giuseppe a Pietro, a Marco, i nostri funzionari che sono magari in Toscana che sono in Trentino, che sono in Veneto che sono in Puglia, che sono in Sardegna vengono a trovarvi e fanno questo oh guarda signor Lorenzo, per usare un nome a caso uso il mio nome eccolo qua il lotto che hai confermato eccolo qua, allora lo si va a sfogliare insieme guarda che bello Cosa, le monete tra l'altro non arrivano non arrivano già infilate eh vi arrivano nelle sue belle eh, strutture, eccole qua. Allora ecco cosa fate? Moneta per moneta. Prendetevi il tempo. Guarda che meraviglia. Guarda qua. 500 lire, Università di Bologna. Guarda che meraviglia. Allora te la guardi, te la gusti, te la controlli e poi dici bella, mi piace. E poi la vai a riporre e te la vai a inserire. E pian piano le vai a conoscere, le vai a studiare, prendi l'album, prendi il catalogo chi ti arriva, compreso, e vai a cercarti la pagina e il numero della moneta, eccola qua e te la vai a studiare, guardi Bologna, 1988, vai a cercarti l'anno, 88, eccolo qua, Un Università di Bologna, eccola qua. E capisci che le tirature sono basse. Eccola qua, e allora anche questa tu la vai a valutare perché sia importante. Allora stasera cosa potete fare? Potete fare quella cosa meravigliosa che la conferma, guarda qui, 500 lire, guarda qua, quella ricerca contro il cancro, sì. le campanella, America 1, guarda che meraviglia, scusate, ma io impazzisco davanti a queste monete. E la nostra storia, poi noi sarà che eh, alla lì. <ride> Guarda Queste monete qui nessuno le conosce, voi oggettivamente non le conoscete. Perché? Perché nessuno se le vedeva in tasca, i 500 lire d'argento. Guarda qua, il centenario della scoperta dell'America. Ecco. Cristoforo Colombo. E questa è compresa nell'otto. No. Nell'otto. Guarda che meraviglia, guarda che meraviglia, non abbiate paura di ospitarci perché noi siamo discreti, gentili, la, la, noi veniamo a portarvela a vedere, sapete perché? Perché a, me, a noi piace che siate voi a scegliere dopo aver visto, eh? guarda qua, il Presidenza CE del 1990, i mondiali di calcio, America 2, guarda qua, ne hanno fatte due per la scoperta dell'America, per il centenario, guarda che meraviglia. E questo che sto sfogliando è il terzo lotto, quello che ci dà le monete dal 1987 al 1990, grandi rarità, tutte praticamente in argento, 22 monete, 18 sono in argento e costa 1400 euro. Voi le bloccate stasera, vi garantite la possibilità di essere uno dei fortunati che... Uno dei fortunati che la mette da parte, poi dopo con calma, guardate, dopo averle ricevute, dopo averle visionate decidete se sceglierle o meno. Eh? Che fate, fate la giusta scelta quando ci sono a 295, le sto esaurendo, eh, no, ma non è una, non è una minaccia, che credetemi, sono dei numeri, io qui guardate, guardate, vi faccio vedere, guarda qua. Così, non vi, guarda, questa è la mia, la mia scaletta. Questo è Lotto sì. Repubblica. Ah, apri un po', se no non si vede. Sì. No, comincia da qua eh, perché, eh, perché sennò sembra Lotto sì. Repubblica. Lei non c'è mai. E allora lo facciamo. Fammi pure un primo piano, qui, Alberto. Da... Come, come... 24 monete, 46, 81. Eh. Guardate. 2,95 e 24 monete di cui 7 in argento, album, pagine incluse, omaggio, catalogo monete, disponibilità 4, esempi, 4 disponibilità. Io non so neanche se sono ancora disponibili in conferma, a 2,95. Però ecco, fate il numero del centralino, mandate un messaggio, chi eh, le conferma, chi non riusciamo a eh, coloro i quali non riusciamo a rispondere immediatamente, daremo immediata, immediata risposta, tra, vi richiamiamo in buona sostanza. Eh. Allora, dai, 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 mamma mia. Mamma mia, allora abbiamo la seconda parte che eh, molti di voi, quelli che hanno scelto già la prima, ne approfittino. Uh, le monete d'oro, ne ho... 10-15 ah, giorni. Mamma mia, mamma mia. Allora, le monete d'oro... Le monete d'oro, adesso poi torneremo a vederle. Nel frattempo, nel frattempo, Erlor, allora, mentre poi... Centralino mi darà notizie e informazioni, rifate i numeri, insistete finché non vi rispondiamo, perché abbiamo le linee un po' occupate, ma nel caso il numero lo vediamo, vi richiamiamo. Allora, io direi là, ecco il catalogo. Vorrei farvi tornare un attimo sul catalogo. Perché con il primo lotto, quello dei 295, c'è anche il catalogo. Perché è importante il catalogo? Perché questo catalogo, che è un catalogo generale che comincia. Dalla Repubblica Subalpina e va fino alla Repubblica Italiana. Qualcuno si chiedeva ma perché fare un catalogo unico. Sapete perché? Perché qui dentro c'è la storia della lira a sistema decimale da quando è stata introdotta col Marengo di Marengo fino a quando è andata in pensione. Fino a quando è andata in pensione. Ecco perché si comincia dal 1800. Con le monete di, dei Savoia, i centesimi, con le lire, con le lire, vedete, in argento con le, con le, e poi si arriva e poi si arriva e poi si arriva alle monete della Repubblica in lire. E poi il terzo lotto. Ed eccolo qua. Allora perché è bello? Perché uno dice bene, ho scelto il lotto. Quello dall'87 al 90, andiamo a vederlo insieme qua magari sul catalogo, che cosa troviamo dentro? Almeno uno dice fammi vedere un po' meglio cosa trovo dentro, perché le immagini delle monete che poi scorreranno, ma eccolo qua! 87, cioè non, non parliamo di monete tutte importanti, catalogate. 87, 500 lire dedicato alla famiglia. E eh, guarda che meraviglia. Riesci, a, mi avvicino un po', riesci a stringere un po', perché volevo proprio regalare le immagini, guarda che meraviglia, vai giù, 500 lire famiglia, 87 ed eccola qua una delle 20, dei 18 argenti, scendiamo pure, adesso sì, adesso un po 500 lire dedicate ai mondiali di atletica dell'87 a Roma, guarda qua che meraviglia, e questa c'è nel terzo lotto e poi eccolo qua, Leopardi. Guardate tutte, 67.000 pezzi di cui 10.000 le versioni fondo specchio. Queste versioni fondo specchio qui sono un di cui, queste qui non le trovate nel mercato perché sono tutte inserite nel, nei cofanetti fondo specchio. Quindi 67.005 già sono 57.005. Quante ce ne sono in Italia di persone che collezionano monete della Repubblica? Milioni, non ce n'è una per tutti. Ecco perché 22 monete dall'87 al 90. 18 in argento, a ah, 1400, subito, andiamo avanti, guarda qua l'Università di Bologna, 80.000 80 pezzi qui, 12.000 fondospecchi, guarda qua, andiamo avanti. Don Bo Bologna l'altra dell'88 e ci sarà in questo lotto. L'Università di Bologna, guardate, hanno fatto una serie bellissima, il 100, il 200 e il 500 e poi andiamo avanti vedete tutti argenti 500 lire della Costituzione poi andiamo avanti il 500 lire dedicato alle Olimpiadi di Seoul allora abbiamo un po' di conferme anche dalla parte d'Italia non solo della Germania guarda qua andiamo avanti volevo poi farvi vedere una cosa curiosa guarda con l'Italia 90 sulle monete d'oro Cristina della Repubblica devo... Confermare qualcosa? C'è allora, qualche. Allora, perché poi. Io... uomo dalla Germania ha detto che ci pensava il Duomo di Modena. Allora io ho detto che glielo mettevamo È corretto. Allora, allora il, il Duomo di Modena signor Romolo, il duomo, ci pensi signor Romolo e io le dirò di più e qui veramente investo io perché non posso che, mi fa veramente un piacere enorme Sono, no, no, noi abbiamo guarda stasera, eh, Cristina tu lo devi sapere che lo sai, abbiamo gli amici che ci seguono dalla, da oltre Mediterraneo e quindi eh, dalla parte più calda e che ci seguono dal nord, che meraviglia quindi, signor Romolo, mi dai per favore l'immagine di quella coppia del 99 eh, qui davvero, ma senza impegno, eh, senza impegno poi magari lunedì ci sentiamo se ha piacere possiamo anche fare una chiacchierata al telefono noi due. Del 99, però mi deve dare lei un cenno perché non mi permetto. Lei giustamente dice: sono, faccio una pensata al Modena, alla moneta dedicata a Modena, al Modena 50.000. Allora, senza impegno, io sono pronto a però confermarglielo. Perché, ripeto, la conferma vale poi anche se ci si sente al telefono o con appunto, distanze difficilmente, cioè non è che posso dire vengo domani mattina a trovare. Ecco, la, la coppia del 50 confermi anche il 100.000. Confermi significa, questo è un impegno che mi prendo io, in diretta e quindi non smentibile, non sta comprando nulla, è una, mi spiacerebbe separarla questa coppia. Quindi facciamo così, eh, se ha piacere. Un, anche stasera le faccio fare le, le famose interview. Esistono ancora le interview, eh, ma no, forse con i cellulari adesso no. internazionali. Inter internazionali. Eh, la coppia del 99, il Duomo di Modena e il San Francesco d'Assisi, è un peccato separarle. Io le metto da parte tutte e due su un suo cenno, diversamente se non la sento il Modena comunque in conferma eh, tranquillamente per lei, eh, se poi eh, a piacere io direi facciamo una pensata su tutte e due, sapendo anche, sapendo anche che eh, la possibilità di eh, pagamenti del tempo, cosa vuol dire? Io le blocco, eh, tienile lì, Beh, magari... Dopo l'estate mi viene comodo pagarle, però intanto le ho bloccate, ho fissato il prezzo e non le perdo. Questo è il vantaggio, questo è il vero vantaggio di lavorare con Bolaffi: le condizioni, la possibilità di costruire i piani di pagamento. Quello che io non posso fare, amici miei, è tagliare le monete a pezzi e dire: Guarda, costa 1010 euro il Modena, 1790 l'Assisi, sono 2800 euro. Uh, facciamo così, ti taglio in quattro la moneta, me ne paghi una quota. Non si può, ovviamente, Adesso è follia quello che sto dicendo. Ma quello che si può fare è spezzare il pagamento, è la cosa più semplice, è la cosa più naturale nel collezionismo. Ma proprio perché non sempre c'è coincidenza tra la disponibilità delle monete e la disponibilità di spesa, e allora ecco che questa formula diventa eccezionale e unica. E vale, cari amici, per le monete che stiamo vedendo, ma vale anche per i lotti che abbiamo appena visto di Repubblica, quei lotti che permettono di eh, andare a godere della meravigliosa collezione di argenti, delle divisionali. Vi volevo far vedere, scusate, io sono innamorato di queste monete, se penso che si percepisca, Nella, nel lotto delle monete che va dal dall'87 al 90, ci sono addirittura, eh, adesso farò venire una lacrima a qualcuno, ve le ricordate? Adesso queste le estraggo, ve le ricordate? Mamma mia queste, vediamo se riesco a estrarle senza fare troppi… eccolo qua, guarda qua, <ride> ve le ricordate questi mignon, le 50 lire Vulcano Piccola si chiamava, e, e poi c'è anche il 100 lire Minerva, adesso ve lo faccio vedere, quindi nell'otto che va dall'87 al 90… Che poi comprende, sì, 18 argenti, le 4 non d'argento sono monete di grandissimo fascino. Sono i 50 lire, vulcano piccolo e il 100 lire. Adesso lo vado a sistemare e vi faccio vedere anche il 100 lire. Il 100 lire, tu tanto. Eh, guarda qua che meraviglia! Guarda che forte! li metto qua dai, così si vedono. 50 e 100 lire, vediamo se riesco a trovare una, un riflesso buono. Adesso questa è a testa in giù, l'abbiamo visto prima. Vai sul 100 lire, eccolo qua. Lo il cento, un fallimento totale, si voleva risparmiare sull'acciaio, si fecero molto piccole, e il risultato è che si perdevano e furono, furono praticamente... Infatti credo che pochissimi di voi le abbiano. Per dire, anche queste poi trovate in questo stato di conservazione. Eh? Bellissimo, 22 monete, la storia d'Italia, ma la storia d'Italia che parte... Dal 46, sì. dal 46, dai, rivediamole. Siete tutti su queste collezioni? Le voglio, quelle disponibili, le voglio dare stasera. Dai, allora, lotto numero 23. Eccolo qua. Guardate, lo sfoglio in diretta. Guarda qua. Allora, le prime serie. La, il regno diventa repubblica. Siamo a cominciare da quelle prime serie in un materiale. Leggerissimo, queste volte pesano veramente pochissimo, italma, talma, alluminio. E allora qui passiamo dal 46, proseguiamo, siamo negli anni 50, siamo ancora con fatica. E vengono coniate le prime serie da 10 lire. Eccolo qua il 50 lire, vulcano grande. Dal 54, poi fu fatto tutti gli anni, ma iniziò nel 54. E chiaramente non è che poi tutti gli anni le dovete andare ad avere e poi arriviamo al 5 ecco qui c'è un buco qualcuno dice ma come mai c'è un buco perché evidentemente a 295 euro per quanto mi si possa sforzare non riesco a darvi il 500 lire con le bandiere rovesciate sapete questa moneta mitica la prova la prima moneta d'argento che fu fatta proprio a rilanciare un'Italia che era in pieno boom fu fatta ma fu, fu, fu sbagliato il senso delle bandiere che vedete era controvento, allora nel 58 fu corretto e fu fatta l'esemplare. Quello eh, lo voglio tirare fuori. Questa qua, scusami, Alberto. Stasera, telecamera proprio vi faccio impazzire. Vediamo se riesco. Eh, perché poi queste qua sono, sono state. Nel 58 fu fatto l'esemplare. Questa, questa è la prima moneta in argento. La prima moneta in argento della Repubblica Italiana. Questo è il famoso 500 lire, compreso in questo lotto a 295 euro. Il 500 lire con sul diritto in abiti rinascimentali la signora Veroi, che era la moglie dell'incisore. Eh, no, scusate, Romagnoli, perché questa moneta ha una storia curiosa. Ha sul diritto l'incisore Romagnoli e sul rovescio il Veroi, quel Veroi che sbagliò il senso delle bandiere nell'esemplare nell controvento e che lo, poi lo corresse nella moneta. Questa fu la prima moneta d'argento che circolò in Italia ed è prevista in questo lotto. Insieme ad altri sei esemplari, mi dai l'elenco, l'immagine per favore, delle sei monete? Mi dai l'elenco, sì, quell'immagine benissimo. Sette monete in argento fanno parte di questo lotto a 2,95 ma non vi diamo solo le monete, non ve le diamo in un sacchetto. Vi diamo questo album pronto a raccoglierle queste monete, ad accoglierle. È un album in materiali prestigiosi, simipelle, con il logo della Repubblica. E le pagine in cartone pregiato, con i binari pronti ad accogliere le taschine, gli oblò che raccolgono, che bloccano le monete. Le pagine documentali... Ecco, 2,95. E, e in più, per conoscere queste monete, per apprezzarle, l'album, scusate, il catalogo, il catalogo che ci dà tutte le formazioni tutte le quotazioni, i numeri, le tirature. E questo è un bel compenso Ma allora posso dire una cosa, ma dovete fare un regalo a, ai vostri figli, ai vostri nipoti, ai vostri... Mi è piaciuto qualche tempo fa, chiamò una persona e dice la regalo a mio papà. Una persona di media età che la regalò al padre proprio perché in quegli anni no, che passò dal Regno alla Repubblica, che se le ricordava che furono le prime, le prime paghe, se potesse avere mille lire al mese cantava ma 500 lire in argento nel 58 erano già una cifra importante. Allora ric ric ricapitoliamo. 295 le prime 24 monete, siamo andati in ordine cronologico, dal 46 all'81. Abbiamo previsto anche l'otto che va dall'82 all'86 a 640 euro le 15 monete di cui 14 in argento e poi e poi e poi e poi eccole qua 640 euro 12 monete in argento No, lì è sbagliato, è 15 monete, chiedo scusa, eh. qui c'è un errore nella grafica, ma me ne sono accorto adesso. L'824 è 15 monete, di cui 14 in argento. Se poi lo puoi correggere, Enrico, per favore. Ecco, e allora magari arrivano. No, 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 qui abbiamo fatto noi un po' di pasticci. Allora, sono 12 monete di cui 11 in argento. eh, eh sì, sì. Allora signor Oscar a domanda rispondo ho fatto solo una correzione in corso perché ho detto qui Erika ci deve un caffè stasera di solito perché l'8-2 sono 12 monete di cui 11 in argento e non 15 di cui 14 quindi bisogna essere pensiamo alla partita e del resto sono lì allora sì 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 sì. sono 12 monete di cui 11 in argento allora allora, il signor Oscar, caro signor Oscar e cari telespettatori, adesso io mi prendo l'onore e il piacere. Abbiamo parlato di Repubblica. Tra l'altro, questa pausa la prendo anche perché eh, Cristina mi deve dare un riassunto di cosa è ancora disponibile come lotti. Perché io mh, sulla prima parte ho paura di essere, l'ho fatto vedere, ne avevo quattro, non so se ce n'è ancora una disponibile. Sulle seconde e sulla terza eh, numeri ancora più bassi, quindi eh, nel, voi fate così. però nel frattempo, io adesso vi mostrerò questa meravigliosa proposta. Eh, chiamate il Centro Arena se vi interessa ancora approfittare di questa offerta sulla Repubblica e eh, Cristina vi darà buone notizie o purtroppo notizie d'attesa. Ma cercheremo di accontentare tutti. Allora, signore abbiamo parlato di Repubblica e l'ho fatto con piacere. Ma Ehm, prima della Repubblica avevamo un periodo che, da, che, anche qui per dare delle date, che dal 1861 a poi alla Repubblica si chiamava Regno d'Italia. Eh, il 17 marzo 1861 l'Italia frammentaria, fatta dal Regno di Sicilia, il Gran Ducato di Toscana, Modena, viene riunita in un unico grande regno per capacità e volontà dei patri della patria, ricordiamo, di Vittorio II. Cavù, Garibaldi e Mazzini. Bene, la Bolaffi, che ehm, nel 1861 non c'era, ma pochi anni dopo, perché nel 1890 è nata, si è sempre occupata, come voi sapete, di monete e di francobolli. È nata come azienda filaterica, sicuramente ha una tradizione filaterica importante. Bene, la allora Bolaffi, proprio quest'anno, eh, sì, fine dell'anno scorso, inizio di quest'anno, ha voluto eh, creare e ricreare un uh, percorso di collezione delle, dei francobolli del Regno d'Italia, del tutto nuovo, del tutto innovativo, che ha avuto e sta avendo un successo, devo dirvi, superiore persino alle nostre più uh, rose aspettative. E mi vado anche a spiegare meglio. Signori, quello che stiamo vedendo è un'immagine. Che abbiamo registrato per comodità di visione, è la collezione dei francobolli del Regno d'Italia. In una cornice prestigiosa, a cominciare dall'album che, come state vedendo e apprezzando, è stato fatto non lesinando un centesimo con materiale di prestigio, con pagine di prestigio. Che racconta che cosa? Che racconta proprio quegli anni in cui in Italia è successo veramente di tutto. Il lungo regno di Vittorio Emanuele III è quella parte che stiamo analizzando in questo momento ed è la parte sicuramente da cui abbiamo voluto cominciare con questa proposta perché? Perché fu la parte in cui successe veramente di tutto in Italia. Ci furono due guerre mondiali, ci furono... Ci fu il ventennio fascista, ci furono veramente le grandi epopee av aviatorie, ci fu lo sviluppo, ci furono le colonie. Ecco, signori, che cosa abbiamo voluto realizzare? Abbiamo voluto realizzare una proposta che veramente va d'amore e d'accordo con quanto abbiamo appena ammirato e goduto nell'ambito della collezione numismatica. I francobolli del Regno d'Italia. Abbiamo realizzato un libro, perché io non mi sento di definirlo un album, perché con foto, con racconti, con testimonianze, con documenti riprodotti in maniera importante, ci regala veramente i passaggi storici più epocali, ma soprattutto, adesso le andremo a vedere bene queste serie, abbiamo voluto ovviamente darvi queste indicazioni, guarda qui il caporetto, la, la, la battaglia, darvi testimonianza oculare di questo periodo attraverso gli importanti francobolli, attraverso le grandi e importanti serie di francobolli che hanno testimoniato in maniera importante questo periodo, questo lungo, faticoso, degno e ricco di vittorie ma anche di tante tragedie. Con importanti serie filateliche, con, pensate, una collezione che si compone, e qui adesso qualcuno si stupirà e dirà: ma com'è possibile? Di 99 valori, tutti nuovi, con gomma integra, perfettamente conservati, che ci raccontano attraverso le pagine, attraverso le la storia, le immagini, quella che è l'epopea dell'Italia attraverso i propri francobolli. Signori, l'offerta è un qualcosa di straordinario ed è un, agg un aggettivo che non dico a caso, perché qui stiamo parlando di 99 francobolli, di due album con tutti i fogli. Il valore commerciale, adesso pian piano le stiamo vedendo, le abbiamo volute registrare, ma poi, le, poi rientriamo in diretta e andiamo a vederli, proprio, a vederli proprio uno per l'altro. Abbiamo voluto superarci. Il valore di catalogo di questa offerta è pazzesco, ma il valore di catalogo reale, attenzione, il valore di catalogo reale, il però di catalogo Cristina se poi mi puoi dare un catalogo di... Sì, 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 il nuovo catalogo. Perché stasera facciamo, il nuovo, esatto, stasera facciamo una follia. Allora signori, 5, oltre 1500 euro di valore di catalogo di queste serie, di questi album, di questi fogli, 99 valori. In conferma questa sera la richiesta di 400... 84 euro, avete capito e inteso correttamente la mia presentazione, l'826, non vi preoccupate, adesso ve le racconto una per l'altra, per una queste serie, le stiamo ammirando. Tutti i francobolli nuovi, 47 esemplari in serie complete, poi abbiamo ulteriori serie. Abbiamo ulteriori serie che ci portano altri 52, 7 serie complete, quindi in totale 99 francobolli. Con. Mamma mia. Mamma mia. Non ci credo, non ci credo, faccio veramente fatica a crederci. Signori, il valore di catalogo, il catalogo. Non è un catalogo preso così su internet, signori, il catalogo Bolaffi, le quotazioni Bolaffi. Eccolo qua, tra l'altro, il catalogo Bolaffi appena nato, 2017, che si può tra l'altro scegliere a 10 euro, eh, senza spese di spedizione, chi volesse il catalogo stasera, così come quello delle monete romane, è ancora disponibile, eh, abbiamo appena presentato, ma adesso non voglio confondere le idee, Bene, signori, a 484 euro, adesso lo voglio fare dal vivo. Questo è, signori, il meraviglioso progetto Bolaffi dedicato ai francobolli del Regno. Andiamo a vederli insieme. Perché qui non abbiamo veramente lesinato. Allora, non voglio tanto eh, insistere sulle pagine storiche, ma sono molto importanti perché vanno a contestualizzare le, eh, le, i francobolli. Abbiamo. Pagine chiaramente pronte ad accogliere altre serie, ma cominciamo a vedere le serie che sono comprese in questa proposta. Allora, eccola qua. Cominciamo con questa. Prima serie del 13, i francobolli sovrastampati dell'Unità d'Italia. E qui, per ogni serie, c'è la storia che ci racconta, come in questo caso, che le rimanenze della serie per il Cinquantenario furono sovrastampate. Ed eccole qua, con i valori sovrastampati, presente questa serie. Prima guerra mondiale. Prima guerra mondiale. Eh? Guarda qua il Vittorio Emanuele eh, Umberto al fronte. E poi eccola qua la serie completa. Croce Rossa. L'emissione per la Croce Rossa del 15. La prima serie italiana in cui il sovrapprezzo di 5 centesimi è stampato. Cosa vuol dire? Su questi francobolli, se riusciamo a entrare, vedete che c'è il valore postale e il sovrapprezzo. Vedete? Fantastico, compresa questa offerta. Nell'offerta l'abbiamo questa serie, con questa aquila ricorrente su francobolli, su monete. E poi andiamo avanti, sfogliamole queste, queste serie. Guarda che meraviglia, guarda che meraviglia l'espresso. Questo è un espresso. Guardate che forza, quell'espresso per l'interno fu sovrastampato. Un espresso urgente che non fu mai utilizzato e riutilizzato. Quindi, fu utilizzato. Eccolo qua con questa sovrastampa. Quanto le prima conferma, grazie, signor Giovanni. Un saluto caro. Poi andiamo avanti. Andiamo avanti. 484 euro, un libro di storia attraverso i francobolli, abbiamo visto le monete e i francobolli non sono ovviamente eh, sono, sono i cugini, le monete si usavano per comprare i francobolli. Guarda che cosa c'è qui, guarda cosa c'è qui, il cinquantesimo anniversario della morte di Vittorio Emanuele II. Francobolli autentici, nuovi! con gomma integra, non parliamo di francobolli né uti utilizzati né timbrati, 99 francobolli, questo del 29, compreso. Eh, il nostro amico Oscar, Oscar, guardi che meraviglia, questa serie completa, la serie imperiale, eh, questa la dobbiamo proprio andare a vedere, a godere. Guarda qui, guarda qui con tutti gli stemmi, con la lupa capitolina, la lupa capitolina che ci riporta ai fasti di Roma, ai fasti imperiali, perché chiaramente siamo negli anni in cui in Italia la romanità prepotentemente siamo nel ventennio, negli anni queste del 29 questa serie ed è una serie meravigliosa, guardate con delle vignette meravigliose, con dei colori, con tutti i riferimenti imperatoriali e con l'immagine, eccola qua che adesso pian piano la il nostro Alberto andrà a scoprirci del re. Non sono, sono poche le serie con il volto del re sul francobollo, ed eccolo qua una de, de, di quelle poche serie con Vittorio Emanuele III col suo, eh, nella sua importanza. Vedete, ci sono queste pagine in, in pergamino che separano per proteggere poi i francobolli. I francobolli sono inseriti nelle taschine canguro, ed eccolo un'altra serie meravigliosa del 30, Le nozze di Umberto e di Maria José. 99 francobolli, 484 euro, due album, li fogli e in omaggio quest'oggi il catalogo nuovo 2017. Questa è un'esclusiva, è stato presentato da Massimiliano Alessandro che saluto la settimana scorsa, disponibile a 10 euro per chi volesse prenotarlo ma che sarà compreso già nel prezzo di questa. Proposta meravigliosa. Eccolo qua, andiamo avanti a scoprirla e a leggerla insieme. Andiamo avanti a scoprirla e a leggerla insieme. Guarda qui, le universiadi, eh, le Olimpiadi delle universitarie. Storia, foto, immagini, foto d'epoca. Guarda qui le trasvolate, Balbo. Ecco, la collezione di Franco Bolle è una collezione che ti riporta. Fortemente la, i bolli erano utilizzati per la corrispondenza, e quindi le, la, la storia che viaggia e viaggia anche volando, volando attraverso i francobolli di posta aerea. Questa è la posta aerea artistica. Guarda che meraviglia! Otto valori. Guarda quel pegaso Gli amanti della numismatica che amano le monete greche l'avranno visto nelle nostre trasmissioni. Il Pegaso, di ispirazione greca, eccola qua, che ci dà un'idea del volo, i colori ricercati, forti, 80 centesimi, guardate la lira. E poi, bellissimo, con questa immagine proprio legata alla velocità, con queste frecce che danno proprio l'idea della velocità. Posta aerea italiana. E compresa anche questa serie. Ma non basta, non bastano, sono tantissimi i francobolli, 99 valori, la posta aerea, gli aerospressi, qui c'è il futurismo, è proprio anche nella rappresentazione, guarda qua, fascinatorio questo, questo tratto severo, mettimi la grafica dell'826, le universiadi, eccole qua i francobolli dedicati alle universiadi. Del 33, giochi universitari internazionali di Torino, eh? fatti svolti a Torino, ma graficamente nessun riferimento alla città, curiosa questa scelta. 1931, anno, 33 anno undicesimo dell'era fascista. A rivivere la storia attraverso i francobolli e le monete. Guardate, signori, che, ah, guarda qui, guarda qui cosa c'è. Fiume, fiume, 12 marzo del 34. La è la storia. 16 valori di indistribuzione del 34, 12 marzo del 34 per celebrare il decennale degli accordi di Roma, proprio legati al territorio di Fiume. Serie completa, 484 euro. dobbiamo mica dimenticarci, non possiamo dimenticarci della fiera di Milano e con la forza dell'italianità attraverso il lavoro, attraverso le arti, la meccanica, la scienza, la medicina, Franco Bolli cari l'agricoltura, carichi di significato, carichi di simbolismo. Signori 484 euro la, il valore di catalogo di questi francobolli e io vi invito a non fidarvi del sottoscritto ma a riceverlo in visione gratuita a casa, a prendere questo catalogo, andare a cercare, aprendo le serie e scoprire il valore che vi sto dicendo di fogli, di pagine, di album e di francobolli superiore ai 1200 euro ed essere felici poi di dire lo compra a 484 euro. Oppure l'ho visto? No, grazie, perché ricordo che la conferma è sempre una conferma in visione. Guarda qui: Tito Livio, dicembre del 1941. Celebra un tema carico al fascismo, la romanità. Tito Livio, guarda che meraviglia! Dei quadri, dei quadri. Bene, voglio completarla. Eh, L'amico Oscar, che, dalla Val di Susa, eh? che dice: Ce l'abbiamo questi francobolli così belli. Guarda qua, l'asse italo-tedesco: Due popoli in una guerra. Mussolini e il Führer uno di fronte all'altro. Quanta storia attraverso queste, questi, questi valori, questi bolli autentici, nuovi. Non timbrati, con gomma integra, guarda qui le due, tipi, le due serie: una con eh, le prime, poi sostituite con queste con i due soldati di sfondo, sostituite le fasce Approfittate Approfittatene, gentili ospiti. Approf È una di quelle serie in cui fate davvero scelte. Guarda qua, wow, guarda che meraviglia questo. Galileo Galilei, eh, ve la ricordate? Abbiamo visto la moneta prima di Galileo Galilei. Ed eccolo qua, la serie di Galileo Galilei, del 12, del 42 chiedo scusa. 10 centesimi, 25, il 50 e il 125. E c'è anche questa serie. Rossini, Ah Rossini, non la perdete, non la perdete, e poi tante caselle per poter eventualmente portare avanti la raccolta, eccola qua, l'ho dedicata al signor Oscar, eh? 484 euro, la, la propaganda di guerra imperiale, Alla questa, questa, su questo voglio fermarmi. Guardate le vignette. Armi e cuori... Mamma, devono essere tesi verso la meta. Andiamo a vedere le altre. Tutti e, tu, e tutti per la vittoria. La vittoria sarà del tripartito. Ricordiamo l'asse Italia-Germania-Giappone. La disciplina... E arma di vittoria! E eh beh qui siamo proprio nella propaganda più assoluta, guarda questa serie meravigliosa. Armi e cuore devono essere tesi verso la meta. pazzesco Tutte e tutti per la vittoria. È anche questa serie meravigliosa. signori, signori io ve l'ho fatta vedere tutta. È disponibile, qualche conferma la posso prendere. 484 euro. 99 valori, l'album, le pagine e in più, dove poi andare a godere della bellissima. Guardatela qua, serie Virgilio, Galileo Galilei. Guarda qua, apri Galileo Galilei. Vedete, che... ogni serie che vi ho raccontato ha le sue quotazioni. Mostra. Andate a controllarle e verificate veramente che. Quello che, vi dicevo, quello che vi dicevo, 1200 euro è il valore, ma non lo diremmo se non fosse vero, perché 1200 euro è il valore di catalogo. Questo è il catalogo 2017 e lo metterò compreso nell'offerta, in modo che possiate assolutamente, ne avete due o tre di queste serie, prendetele allo stesso completa, perché vi costa meno che andare poi a dire la mancolista, questa mi manca, questa non mi manca. 484 euro. E io direi che eh, vorrei proseguire perché. Allora, eh, lo so, però la trasmissione come sempre la fate voi. Ehm, abbiamo parlato di monete d'oro, abbiamo parlato. Volevo farvi vedere le due monete d'oro della città del Vaticano che abbiamo registrato prima: quella di Pio XII e di Giovanni XXIII. Perché stasera ho una moneta pazzesca che è Giovanni XXIII che è l'unica moneta d'oro, a proposito di grandi rarità, l'unica moneta d'oro coniata da Papa Giovanni XXIII. A proposito di rarità, allora, questo è il catalogo... Allora, scusate, faccio un po' di pulizia sul tavolo perché se no mi sgridano poi. Allora, la città del Vaticano. Come vedete noi, Franco Bolli, monete, anzi, scusa. Uh, questo è il catalogo delle monete romane, inedito, prima volta che lo vedete. Si può prenotare, 25 euro, senza spese postali stasera. Ma questo è il catalogo delle monete del Vaticano. Ah, ho capito, benissimo. Ok, quindi nelle monete del Vaticano, noi andiamo a vedere che dai patti lateranensi in avanti ci sono, ci sono, ci sono le monete di più undicesimo di Pio dodicesimo settimana scorsa avete confermato più undicesimo e avete fatto molto bene. Pio dodicesimo? Allora Oscar ci verrà a trovare in negozio con la sua maturista. Benvenuto Oscar, l'aspettiamo. E allora, io dicevo prima, lo dico anche a vantaggio del signor Oscar: chi ha dei francobolli di quella proposta appena fatta del 99 valori? Qualcuno dirà, ma io quella serie ce l'ho, credetemi, vi conviene. A prenderlo completo a questo prezzo che andare a costruirgli intorno a costruirgli intorno la mancolista perché vi costa di più allora Giovanni XXIII, gentili ospiti, il Papa Buono, eccolo qua il catalogo dedicato a Giovanni XXIII, fu um, Papa dal 58 al 63. Eccolo qua Giuseppe, Angelo Ron Giuseppe Roncalli, eletto di 258 successore di Pietro. Ecco, parlando di Giovanni XXIII sicuramente si potrebbe anche qui parlare dell'uomo, parlare delle, del, del suo percorso apostolico, insomma, del suo percorso di Papa. Ma io devo parlarvi di monete e vi voglio far vedere una cosa eccezionale. Eh, Giovanni XXIII, durante il pontificio di Giovanni XXIII fu coniata una sola moneta d'oro. Se più XI riuscì a coniarne due. Se Pio XII ne coniò 5, Giovanni XXIII coniò una sola moneta e la coniarono in un numero tra l'altro bassissimo: soli 3.000 esemplari. Solo 3.000 esemplari. Signori, questa sera disponibile, non capitava veramente da tantissimo tempo: un esemplare del 100 lire. Stemma che è cosiddetto perché sul diritto abbiamo il volto, anzi, abbiamo il busto di Giovanni XXIII con la mozzetta e il piviale intorno Johannes Ioannes XXIII, PMAI, Pontefice Massimo nell'anno primo e sul rovescio lo stemma che è lo stemma proprio di Giovanni XXIII le chiavi decussate, la chiara e in basso Giampaoli che è l'incisore. Signori questa è una moneta di una rarità assoluta. Il Giovanni XXIII è uno degli aure, anzi lo dico senza uno è laureo della collezione dei pontefici più raro che esista, perché ripeto, coniato in soli 3.000 esemplari, coniato soltanto un anno, è coniato come unica moneta d'oro. Il lotto numero 16, ha una qualità che è praticamente prossima al fior di conio, perché io l'ho visto raramente questo numero su una moneta non incapsulata, questa moneta è al 95% di qualità. Gli amici che so essere all'ascolto, che amano la grande qualità, si saranno sorridendo dicendo ma io questa moneta la voglia la devo scegliere perché al 95% non la posso perdere noi non abbiamo dato il fior di conio perché non lo diamo mai su una moneta che non è nata ed è stata incapsulata in origine la richiesta per il lotto numero la richiesta per il lotto numero 16 4750 euro e guardate che siete davanti ha una grandissima rarità, una rarità assoluta del Vaticano. Non so se sono all'ascolto i tanti amici che hanno scelto nelle scorse settimane le monete d'oro di Pio XI, di Pio XII, abbiamo oggi una possibilità assoluta. Il Giovanni XXIII è la, la, il vertice di questa raccolta. Le monete d'oro del Vaticano si possono fare e se si vogliono far tutte, il Giovanni XXIII vale assolutamente. L'attenzione, ho anche disponibile un Pio XII e ho disponibile il Pio XII del che invece ci porta al 1950, all'anno santo, e quindi abbiamo disponibilità del 100.000 di Pio XII. Abbiamo qualche linea libera eh? sulle conferme ancora delle, dei francobolli del regno, quell'offerta pazzesca. Primo lotto esaurito, ah, okay. quindi adesso ci torniamo all'ultima mezz'ora perché vediamo se riusciamo a contentare qualcuno sul secondo e sul terzo. Primo lotto non lo chiedete più perché è esaurito. Abbiamo invece qualche disponibilità dei francobolli: abbiamo il 100 lire di Pio XII, Anno Santo, 70% di qualità. Siamo nell'anno giubilare del 1950. 700 euro la richiesta. Vedete la differenza: stesso peso, stesse dimensioni del Giovanni XXIII ma ovviamente i 3.000 pezzi di Giovanni XXIII eh, invece per quanto riguarda questo Pio XII parliamo di, ve lo dico con precisione, perché il bello della numismatica è che è fatta di numeri certi, 14.000 esemplari, vedete la differenza? La rarità è data vabbè, dalla qualità perché poi quel XXIII è il 95% e Assoluta. e anche dalla rarità il mio amico Luigi su quel Carlo Felice magari è andato già a dormire dice ma non mi... No, ha mandato un messaggio che non si faceva tempo. no ma Luigi ma davvero <ride> ma è una serata in cui bisogna lasciarsi andare è fine mese e bisogna chiudere il mese veramente convinti e tranquilli di aver fatto la giusta scelta il eh? signor Romolo quella moneta del 99 di... Ehm, da affiancare al Modena, al San Francesco d'Assisi, se mi posso permettere. Ecco, invece vorrei dare eh, disponibilità dei 100 euro, eh, perché poi voglio tornare sulla Repubblica, perché adesso mi stanno chiudendo un po' le, le, le tirature, ma voglio far vedere, perché ci sono state richieste, eh, le monete d'oro di Papa Francesco, visto che abbiamo analizzato il, il, gli ori del Vaticano del dell'inizio del novecento parliamo delle coniazioni di Papa Francesco 2013-14-15 allora siamo riusciti ad avere un esemplare di ehm, quelle che insieme ai 200 euro sono i pezzi più rari cioè coniate in soli 999 esemplari allora abbiamo disponibilità del 100 euro a Raffaello andiamo a vederlo il primo a sinistra primo anno di conio primo anno di pontificato di Papa Francesco. La moneta, eccola qua, con questa bellissima immagine che ci riporta un dipinto di Raffaello, è il 100 euro. Queste monete sono monete di grande dimensione perché parliamo di... 30 grammi d'oro di 35 mm di diametro, ma soprattutto parliamo di tirature bassissime. Parli, attenzione, 999 pezzi soltanto in tutto il mondo. Per quella che fu la prima moneta da 100 euro, va bene, va bene, con l'immagine sul diritto, eccola qua la pala del baglione su cui c'è questa bellissima, scusate, questo dipinto di Raffaello nella... Pinacoteca di Dresda eh, questo ogni tanto incrocio i riferimenti storico-artistici la richiesta di 5.850 euro per uno degli ultimi disponibili sul mercato internazionale Ori di Papa Francesco 100 euro Raffaello prima, primo anno di coniazione abbiamo anche il 100 euro San Marco del 2014, stessa tiratura bassissima, eh, quindi 999 pezzi, dovete capire amici che siamo di fronte al niente. Siamo di fronte veramente al niente. Siamo di fronte a numeri infinitesimamente... In... no, non lo dico. Non riesco, bassissimi, perché 999 pezzi vuol dire che tu non riesci ad accontentare neanche una piccolissima parte di tutti gli abbonati della Città del Vaticano. Scegliere queste monete oggi e conservarle aspettando il giusto tempo significa trovarsi le monete che poi quando ci saranno i papi successivi con soprattutto la caratteristica che vado da ad amplificare, cioè la presenza del volto di Francesco, di Papa Francesco, che non sarà più presente a partire dalle monete del 2017, ecco che questi esemplari faranno sicuramente felici chi avrà avuto la possibilità. Fondo specchio bellissimo. 4004, la richiesta per l'esemplare del 2014 l'818, e poi oggi disponibile anche il 2015. Il 2015 con San Matteo a 4.500 euro. Ecco, io l'ho voluto portare. Avete visto nei, nelle scorse puntate i 20 euro? Li avete confermati? Li avete confermato i 50. E l'impegno è un po' superiore, chiaramente, sui 100 euro. Capisco che magari fare filotto qui e prendere tutti e tre, cosa che sarebbe giustissima, diventa un po' faticoso, ma non perdete le 999 pezzi, tra... io credo che nell'arco di qualche anno queste monete, non, solo... non so i prezzi perché non voglio fare il profeta sui prezzi, ma non so proprio se si riusciranno a vedere in giro. perché... I, i, gli argentini hanno fatto incetto di queste monete. I fedeli cattolici ah, che di Papa Francesco chiaramente faranno una venerazione. Papa Francesco è, uno, è un uomo che ci stupisce ogni giorno. Ancora oggi ho letto che è uscito dal Vaticano, è andato a farsi un giro dove andare a trovare un, uh, un centro di bambini, mi pare non vedenti. È un uomo che va prende la macchina e va a comprarsi gli occhiali. Cioè, è un uomo che è mediatico, le sue monete. E le monete che lo rappresentano, soprattutto ricordate, sapendo che, e non è un annuncio, in realtà le monete del 2017 dal 2017 non riporteranno più il volto di Papa Francesco sulla moneta, quindi quelle che ancora lo avranno si, eh, avranno ulteriore incremento di valore. Quindi eh, bellissima la scelta che vi sto mostrando. Quindi 2013 a 5,850 2014 a 4,4 2015 a 4,005. Il marengo di Vittorio Emanuele I è un'altra moneta che eh, poi vi ho mostrato all'inizio della trasmissione, poi non siamo riusciti ad approfondire, ma in tema di marenghi, un tema di grande attualità, signori c'è il marengo di Vittorio Emanuele I, c'è il marengo di Vittorio Emanuele I, il primo marengo di Sardegna, non c'è mai, non c'è mai, e stasera ce n'è uno nella giusta rarità e non so dove sia finito sarà nella, nella culla e qui avremo un'immagine ricca di, di repertorio, l'abbiamo registrata prima a 2970 il marengo di Vittorio Emanuele I eccolo qua, perfetto sì sì, c'è già Alberto eh, 2970 con sul diritto Vittorio Emanuele I e sul rovescio lo scudo voglio far vedere perché culla non culla ma a me piace sempre tenerle in mano le monete un esemplare bellissimo. Chi è, sta facendo la collezione dei Marenghi eh, e se ne siete in tanti, è il mio amico di, di Ischia che ha già confermato vari Marenghi. Si faccia portare anche il Vittorio Emanuele I, eh, l'amico Pasquale. Tutti gli amici che hanno, io, io vi chiamo sempre amici, permettetemi la, la libertà ma insomma chi segue le nostre trasmissioni diventa amico della Bolafica guardate questo esemplare, è meraviglioso nella giusta qualità, 40% la sua qualità migliore in cui si può scegliere come rapporto qualità-prezzo a 2,970 eh, sì, è vero avete visto il Carlo Alberto, avete visto il Carlo Felice avete visto il collo corto di Vittorio II, avete visto gli Umberto, ma il Vittorio I e eh, non passa, alle 11,38 si fa la grande acquisizione a 2,970 io lo sceglierei questo Marengo, eh. è disponibile a 2,970 70. Allora, poi un'altra moneta, scusami Alberto, che voglio prendere in mano perché è una moneta che non ho avuto tempo di presentare bene. Ma è questo Ferdinando IV di Borboni, 6 ducati. Eh. L'amico Giovanni che all'ascolto con il quale abbiamo condiviso veramente un bel percorso. Ecco, questa è una moneta che in questa qualità, perché poi chi è attento alla qualità, con il contorno fatto con, questo, con questa tecnica che fu primordiale rispetto alla godronatura fatta poi da Carlo Alberto con le macchine automatiche. Ecco, questo Ferdinando IV di Napoli è con, con questo scudo meravigliosamente conservato. Sei ducati a 1750, mi sono permesso di fare un nome perché è una moneta che ben vedrei in una collezione così importante, è una, è una moneta che da sola ci racconta una, una, un periodo e si lega veramente in maniera importante con Gioacchino Napoleone murat perché fu proprio lui che dopo che Napoleone conquistò chiaramente il sud Italia volle... Eh, Disporre proprio sul trono di Napoli. Questi sono, guardate che bello. Il, questi sono gli stemmi che ci ricordano tutte le casate, Farnese, i Borboni. Bellissimo. Uno stato di conservazione a 1750. Uno stato di conservazione veramente incredibile. Una metà anche importante, fisica. Bellissima. Non ha un difetto. Una metà che davvero è un pezzo di storia del nostro del nostro paese, guarda che meraviglia, un uomo eh, fu amato, il re Nasone venne chiamato, eh. Beh, non era di grande cultura, anzi fu educato a non essere troppo colto, però eh, per conto si fece, fece un bel volè. a Napoli c'è una statua meravigliosa di, di Ferdinando IV, sei ducati, una bellissima moneta, queste vedete, ne fate la, una moneta d'oro, fate queste scelte anche legate proprio al territorio, al, alla vostra storia, alla storia d'Italia che poi diventa un'Italia unita, che poi diventa un regno, abbiamo visto i francobolli, che poi diventa la Repubblica, abbiamo visto le monete, è una serie bellissima. Così come a mille, eh, questa anche è una, una, una mia piccola, mh, così, purtroppo vabbè, non ho avuto tempo da dedicargli mille e... 150 euro se ben ricordo, i quattro denari d'argento, una dinastia, i Severi, è solo questo è questo, questo espositore, Alberto, Settimio Severo e sua moglie, Giulia Donna, Caracalla e Geta, le monete di Caracalla, sì ma lascialo pure a le monete di Geta e Caracalla. Settimio Severo lo stiamo vedendo. Caracalla che assassinò Geta, suo fratello. È dichiarata da Nazio Memoria, perché la sua immagine dovrà sparire. Giulia Donna, la madre di questi due imperatori, la moglie di Settimio Imperatore, a 1150 euro, non scegliere quattro denari d'argento romani significa davvero disinteressarsi del mondo antico. E allora, chi ha già scelto oggi, guarda, questo, questo è un affresco che. In cui c'è un volto cancellato è proprio quello di Geta, perché la dannazione memoria, cioè quella che Caracalla dichiarò perché voleva che l'immagine del fratello fossero rimosse, portò anche alla distruzione delle monete. E allora, avere una moneta è, che si è salvata è un qualcosa di incredibile. Andiamo, eccolo qua, sì, vediamolo. Questo Geta, questo Geta, Segui, Geta e Caracalla seguirono Settimio Severo, il padre, nella, nella campagna, come si dice in Inghilterra, in Gran Bretagna, e una dinastia pazzesca quella dei Severi, Settimio Severo, il fondatore di questa dinastia, l'Africano, e 1150 euro, tutti e quattro i denari, e qui vale un po' la filosofia e la logica che tanto abbiamo così raccontato nella prima parte della trasmissione dedicata alle monete di Repubblica. Qui il valore di queste quattro monete d'argento, una per l'altra è assolutamente superiore, di nuovo diventa un bel... Un bell'invito, non voglio usare il termine regalo perché regalo è sempre una di quelle parole che, eh, insomma, uno dice regali vuol dire che non devo pagare niente, no, qui si tratta proprio di un invito di ridurre al minimo lo sforzo per voi. Questa io vi chiedo di confermarla in visione perché merita l'attenzione. Quando parliamo di monete antiche, poi autentiche, garantite, ancora di più, una lenti particolari, Guarda la conciatura di Giulia Domna. Gli auri di Giulia Domna, abbiamo visto un aureo di Giulia Domna. Tanto per dirvi la verità, qualche settimana fa, eh, nella, nella traduzione di lunedì sera, a 70.000 euro. A 70.000 euro un aureo di Giulia Domna. Le monete d'argento non sono tanto. chiaro, non hanno lo stesso livello di rarità. Ci mancherebbe, altrimenti sarei qui a raccontare storie. Se vi dicessi che a 1150 euro riesco a darvi il denaro di Giulia Domna, ma anche il denaro di Settimio Severo, ma anche il denaro di Caracalla, ma anche il denaro di Geta. Autentici, ve lo tengo in un cofanetto. Io sapete cosa farò se non l'apprezzerete? Lo dirò anche ad Alessandro. È una, una scelta che abbiamo condiviso. Le spezziamo queste, lo, la spezziamo questa, e sarà una coltellata al cuore per noi perché vi andremo a dare poi, e magari lo faremo in una serata, le quotazioni moneta per moneta e poi qualcuno chiamerà dicendo: Ma scusa, Alessandro, Lorenzo, non so se farò io Alessandro, ma io ho fatto il totale e ho visto che poi le confermo tutte e quattro. Ah, io me lo sono sognato o le avevo viste a 1150 euro tutte e quattro? Eh, sì, gli diremo sì, è vero, te le sei eh, sognate. No, non te le sei sognate, le hai viste, ma non le hai confermate. Adesso le devi prendere una per l'altra a, quel a quella cifra lì. È lo stesso motivo per cui adesso, eh, se siete ancora all'ascolto, la prima la collezione di Repubblica che va dagli anni 1982-86 eccola qua la voglio ancora fare in diretta cioè quando voi potete oggi a 640 euro scegliere e chiedo scusa se prima ho detto un numero un po' sbagliato ma parliamo di 12 monete 12 monete di cui 11 in argento cioè tutti gli argenti che sono stati coniati in Italia dal 1982 al 1986 ma no, questo mi sa che ho preso la terza parte, scusami ho preso la terza parte, scusami, eh. Eh, eh, la terza parte ci torno dopo... Beh, mi, per, mi perdonerete, ma eh, eccola qua, eccola qua, guarda che, guarda che meraviglia. In Italia fu inventato, non so se lo sapete, questa tecnica del bimetallico. Il 500 di bimetallico l'abbiamo inventato noi. Nella collezione che va dal 1982 all'86... E infatti troviamo il bimetallico Quirinale. Ma a seguire troviamo 11 monete d'argento, una più bella dell'altra. Galileo, e poi troviamo il, la moneta dedicata alla presidenza ceca italiana dell'85. E poi troviamo le Olimpiadi di Los Angeles dell'84. 640 euro 11 monete d'argento il 500 lire dedicato a Garibaldi l'82 vedete queste ve le faccio vedere nell'album perché questo è il bello dice ma io le tiro fuori poi le perdo le faccio vedere a mio nipote però io non so dove metterle a posto no perché hai la pagina di riferimento che ti permette di capire poi esattamente dove devi andare a mettere la moneta allora qui va vale il discorso della collezione dei severi non le comprate stasera Intanto non le comprate ma le, le prenotate in visione. Poi arriverà un giorno in cui Bolaffi non riesce più a fare proposte di questo tipo, così aggressive nel prezzo, e vi diremo, abbiamo questa sera 5 monete d'argento del cognate tra l'82 e l'86 e vi diremo 400 euro di richiesta. Qualcuno dirà di nuovo, ma com'è possibile che 11 monete le prendevo? e eh, questa sera, guarda qui, Messico 86 il mondiale di calcio l'Italia testa in giù in questa maniera perché è stata girata Manzoni me le dai messe sull'espositore Enrico ancora una volta quella bella immagine tutte belle allineate come 11 soldatini più la dodicesima il bimetallo a 6,40 avete scelto la prima parte? la seconda fatela portare in visione non vi costa nulla al, al centralino specificatelo si guarda che io prendo la prima parte, penso che la potrò anche, insomma, la confermo in visione, ma insomma più o meno l'idea di comprarla. La seconda portamela a vedere, ma, oppure vengo a vederla in negozio, Torino, Milano, Roma, Verona, ma non so se la prendo o se poi decido di prenderla, però mi dovete far pagare la seconda parte dopo l'estate, perché mi viene comodo così. Si può fare, si può fare. Se sì, allora stasera... Guardate, io lo so qual è la disponibilità, ma non voglio fare l'urlatore televisivo che dice ah, ho soltanto più, vi dico che potete ancora. avete 10 minuti ancora per poterne approfittare. Potete approfittare di questa e potete qui invece lo devo dire, dell'ultimo lotto, perché qui ne avevo due e non più soltanto uno. Della terza parte, quella che va dall'87 al 90 dall'87 al 90 e invece entriamo in una fase in cui la rarità di queste monete aumenta, ne fanno meno, fanno solo monete d'argento. E allora ecco che qui c'è addirittura un altro album pronto ad accogliere, ecco perché non l'ho detto, ma eh, chiaramente essendo tante le monete, vi daremo tutti gli album che servono per raccogliere tutte le pagine. E allora eccole qua, terza parte, cioè l'87 90 dove ci sono le serie complete dell'Università di Bologna, il 100, il 200 e il 500 lire dedicate all'Università di Bologna. 18 monete d'argento, 4 monete che non sono d'argento ma le abbiamo viste altrettanto affascinanti, il 50 e il 100 lire Minerva e Vulcano Piccolo, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. Abbiamo il 200 lire dedicato all'arsenale di Taranto, eh? un saluto a Taranto. eh. Stamattina ero a Taranto, tanto per dirvi, Anzi, quindi, quindi perdonerete qualche piccola eh, disattenzione. Ho preso due aerei, insomma, un po' di, di chilometri. Ma perché? Perché per venirvi a trovarvi mi fa piacere, sono il primo che viene a trovarvi. Se vi fa piacere, e ve le porto a vedere: 500 lire dell'89, dell dedicate. Ecco questa bellissima, dedicata alla ricerca contro il cancro. 1400 euro, ecco io adesso non voglio entrare, non so poi è tardi, i nomi di chi ha confermato la prima, la seconda parte, ma chi ancora fosse all'ascolto non si lasci scappare la terza parte. Davvero poi facciamone un discorso di pagamento piuttosto, di dire guarda, io stasera neanche pensavo di scegliere una collezione, mi, mi, mi trovi a, a doverne, tra virgolette, eh, valutare più di una. Bene, la prima e la seconda la metti magari in pagamento se decidi di comprarla subito, la terza, blocchi il prezzo, blocchi una collezione non te la fai portare via. E poi magari dopo l'estate, perché la faccio un po' alla volta, ma non, non possiamo però dire la compro dopo l'estate. Perché? Perché poi magari non la troviamo, perché poi magari, guardate che quando io oggi ho quattro collezioni disponibili della prima parte a 295, ne avesse avute 8, ne avessi avute 10 o anche soltanto uno in più, ve la, ve la presentavo e quindi vuol dire che sono veramente numeri che si stanno assottigliando, perché poi noi le cerchiamo belle, fior di conio, splendide, non è che vi vediamo monete così tanto per darvele. È anche questo 200 lire, per dire, fa parte di questa collezione, che non è in argento o in bronzita, del Consiglio di Stato, guardate che meraviglia! È in una condizione spettacolare, sembra una moneta d'oro, quanto è bella. E poi gli argenti. 22 monete 18 in argento, 1400 euro. Davvero lo sforzo di, eh, una sola di una telefonata, di un messaggio non costa fatica. Ma è un peccato invece andare a dormire e dire guarda qua, la presidenza c'è del 90, abbiamo visto prima quella dell'altra presidenza c'è. È un peccato dire domani mattina, ma sai che ho fatto male, perché uff, mi, piace, mi piace, mi piace farla questa collezione. parliamoci chiaramente. Se uno ha piacere di farla questa raccolta, eh? allora parliamoci chiaramente, dammi una telecamera per favore, perché parliamoci chiaramente. Se uno ha piacere di farla questa raccolta, questa raccolta si svilupperà in alcuni blocchi, no? Quindi li abbiamo fatti per anni in modo che possiate pian piano farlo. Se uno ha piacere di farla, le deve pian piano portare avanti. E infatti qualcuno sta dicendo: giusto, lo adesso pian piano. Infatti, io non vi ho portato la collezione completa, perché neanche ce l'ho. Allora, cosa facciamo però? Sempre con più fatica, perché voi siete in tanti, siete esigenti, e le volete belle. Ogni volta che riusciamo ad avere qualche lotto, Abbiamo deciso di portarlo in trasmissione. Chi ci segue da tempo me ne è testimone perché, forse qualche mese fa, no, forse un po' meno, abbiamo portato una prima parte, ne avevamo qualche lotto in più. Eh, perché io, andate a vedere, ci sono le registrazioni: vedete la televisione non mente perché si registra, ci sono le, le, le puntate su YouTube. Avete visto le prime parti? Ne avevamo confermate forse 8-10 in una serata. Questa sera eravamo 4. Non, non è che lunedì o venerdì prossimo riesco a portarvele. Allora la terza parte adesso c'è e adesso il consiglio è di confermarla, adesso potete confermare la seconda e la terza. Tra l'altro sono, sono, so, sono, sono logiche di ehm, lotti, cioè non è che c'è una sequenza. È chiaro che 46, 81, 82, però se uno comincia a prendere la seconda parte e la terza, magari la prima, la prima poi quando la diamo... A ricollocare la possiamo, a riassemblare la possiamo dare, però mettetela da parte. Mettetela da parte è peccato. È un peccato. La, la, il consiglio è questo: metterla da parte i telefoni. Stanno squillando, eh, si perdono. Si perdono. Si perdono. Allora, pian piano poi la pagate. Ma intanto, metto, ma anche lì ve la fate mettere da parte e quando ve la siete fatta mettere da parte è una, è, avete, fa, avete una chance in più perché quando poi ve la portano a vedere oppure venite a Torino, a Milano, a Roma, a Verona solo in quel momento ma non è che voi dite eh vabbè ma guarda ho cambiato idea allora dicevo, vabbè, questo bleffa, allora no no, è chiaro, non è il vostro diritto il bello della televisione, il bello della diretta perché altrimenti non serve è che voi avete il comando potete dire sì, no Potete dire, guardate, io oggi ero a Taranto eh, con un caro amico collezionista, che saluto, e eh, che aveva confermato delle monete. Siamo, ci siamo incontrati, abbiamo visto delle monete, ne abbiamo viste delle altre. Ha scelto qualche, una moneta che aveva visto in televisione, ha scelto un'altra che non aveva visto. Cioè, no, però lui ha avuto il vantaggio di confermare, ma non ieri, forse un mese fa, una moneta, non c'è stata la possibilità di incontrarsi prima e quella moneta è rimasta nel cavo fino a quando la collezione di Repubblica, l'82 e l'86, a 640 euro. L'ultima persona che adesso ha chiamato, ma la prenda anche la seconda parte, ma che problema c'è oggettivamente? Si spezza il pagamento in tre volte, e si, con 935 euro, si prendono le prime e la seconda parte. Se avete già confermato la prima, la seconda, non la perdano. Cioè la terza magari diventa un po' impegnativa subito comunque. Va bene, ma la terza, la seconda, non la perdano. Allora, tra l'altro, ne approfitto, perché mancano tre minuti, per darvi gli appuntamenti eh, che vabbè, sono passati in crollo. Però da eh, lunedì, da domenica, anzi domenica, eh, dalle 18 alle 21 con Alessandro, con Alessandro Gea, a parlare di nuovo di belle proposte numismatico-filateliche, lunedì sera dalle 21 alle 24, sempre in compagnia mia di Elena, e dalle 18 alle 21 con Alessandro, quindi abbiamo proprio una lunga trasmissione che comincia il pomeriggio, martedì riparleremo di Franco Bolli di Filateria dalle 5 a mezzanotte. Eh, avete visto i canali, ci trovate sul 132, ci trovate sul 127, abbiamo un, un po' eh, ci trovate ancora sul 228, sul 139, sul 825 di Sky, sul 869. Poi li state vedendo, segnatevi, ma eh, continuate anche sul nostro sito, trovate indicazioni. Guardate io. Mancano, credo, due minuti, tre minuti. Non so. Quindi, voglio ringraziare, due minuti, i tanti, eh, i tanti eh, amici, io vi chiamo sempre così: amici e amiche, che ah, questa sera ci hanno allietato la loro presenza. Bellissime le conferme. Poi, la conferma della Germania. Un caro saluto, davvero. Non all'emigrato, ma al trasferito in Germania. Mi perdoni, so eh, perché questa visione degli anni 30, no? Di queste, per cui eh, un saluto alla, alla Germania e all'attento all collezionista, amico nuovo di Bolaffi. E davvero vi, vi ringrazio, siete stati in tanti. Sulla chiusura della trasmissione, guarda, stasera di nuovo qualche minuto in più lo teniamo aperto il centralino. Ma il secondo lotto di Repubblica fosse ancora disponibile e il terzo, quello dall'87 al 90, che comincia a diventare merce assai rara, una è rimasta. E non so quando poi eh, ci sarà possibilità, non voglio dire che non ci sarà mai più possibilità, ci mancherebbe, non siamo a questo livello. Però le monete si scelgono quando ci sono, le offerte commerciali si scelgono quando ci sono, il 99 francobolli a 484 euro... Si possono scegliere anche questa sera. Allora, che dire, io ripeto, seguiteci lunedì Lune sera, sera. Eh, questo, questo è, è il catalogo, catalogo nuovo delle monete, monete romane, ho il catalogo, catalogo in mano, mano perché l'ho dedicato per poca, poca attenzione. attenzione, è il, il nuovo catalogo, catalogo delle, delle monete imperiali romane, appena stampato. Fresco di stampa, disponibile in prenotazione, a 25 euro, anche qui se chi volesse mandare un messaggio, chiamarci e senza spese postali per chi lo cerca e lo, lo chiede in tv. Tutta, tutta la collezione in delle monete romane, imperio Bene, io, io credo che devo veramente passare i saluti, eh, saluti eh, eh, grazie, grazie ancora, ancora dell'attenzione, arrivederci a come lunedì e con la buona tutta, tutta la settimana. Buonanotte e non di donna.